Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci qui. Guarda, no, mi ero dimenticato, non mi ero accorto che c'era una live aperta mentre la live andava, quindi c'era un momento di confusione totale. Sentivo un brusio nella cuffia mentre ero distante perché stavo preparando la cena. Oh, ciao Andrew, ben arrivato, mitico. Vedo che c'era un po' di gente in collegata, ma non mi scordo sempre di mettere il contatore, quindi ciao Marco. È un first di fianco al nome, quindi probabilmente almeno lo vedo sullo schermo, quindi probabilmente è la prima volta che quantomeno che scrivi in chat, poi non so se c'è anche Muzio. Sì, stasera in realtà dovevo cambiare il nome del canale, Transpila, quindi va, perché che Compila non è indicato, visto che volevo fare un po' una variante sul tema, anche perché insomma sempre Delphi, poi magari ci viene a noia, poi non voglio fare il settoriale, come dire, quindi confermo, ma sono abbonato. Ah sì, non ci faccio neanche caso, che forse ce n'è un paio che avevano fatto un abbonamento tempo fa o qualcosa, ma dovrebbe dirmelo quando scrive, dovrebbe esserci un login o qualcosina. Ah, quindi probabilmente non è first, cioè che la prima volta che scrivi, ma first perché sì, c'è una sottoscrizione per 2 mesi, è vero, da 2 mesi, cioè, quindi perché vedo che il logo continua a ripeterlo, quindi vuol dire che non era legato al fatto di, ma poi non è la prima volta che scrivi in chat, sono sicuro. Quindi come va? Io appena questa sera ho finito alle 8 la palestra. Praticamente è come fare la naia a 40 anni, quello che non hai fatto quando lo potevi fare. Mi hanno veramente sferzato vogatore e rematori addominali. La prima volta infatti mi sembrava che venisse riquadrato in modo diverso, che ci fosse una righina sopra, invece quello è first nel senso di è primo in classifica, quindi vabbè. Io comunque ringrazio, diciamo che ciao Power, ben arrivato. Io ringrazio ovviamente perché comunque c'è un esborso, potremmo dire, quindi non ci faccio, diciamo, più di tanto affidamento, ma giusto perché anche poi le live in le repliche le lascio aperte, anche perché non lo uso come mezzo, diciamo, da, come dire, mi sono abbellito il canale, mi sono fatto le mie cosine, ma questo è proprio per sperimentare un qualcosa di nuovo e per mia formazione, non punto sul mezzo. Però chiaramente se qualcuno, penso di non aver neanche compilato tutti i dati che servono, quindi dovesse arrivare, perché so che fino a un tot comunque non va in accumulo e non ti dà nulla, quindi secondo me nel giro di 2 anni c'è un qualcosa come 3 euro
Ecco, forse ci risiamo. Dovrebbe essere tornato tutto a posto. Infatti ho visto un rosso che... Ho visto una spia rossa e ho visto un 0 kilobit. Ah, perché finché va funziona regolarmente, anzi c'è fin troppa banda a disposizione. Poi a volte ha una super caduta drastica e poi si riprende, penso sia la connessione tra l'altro, oppure un ripetitore, quindi bah, sarà il wifi che ha di questi problemi. Spero che non ne abbia o il wifi o Twitch, perché a volte anche Twitch mi è capitato un po' in questi giorni però di avere qualche problema di linea, non solo la linea solo nel senso dietetico, ma anche sto continuando la dieta, quindi voglio vedere se faccio un anno di live riguardandomi l'anno prima, se calo di peso, se la mia testa si rimpicciolisce oppure. Ok, a parte la musica è alta, forse un po' sì. A parte le baggianate, veniamo all'argomento, così ci mettiamo a fare un po' di appistolare un po' quel codice, visto che ci sta. No, stasera volevo cambiare un pochino argomento e mi sono detto, vabbè, dai, partiamo da una libreria che non conosce nessuno, React. No, in realtà la conoscono tutti, però era un partendo da zero, nel senso di 00, vabbè, non voleva essere un tutorial, un mitico Fubit. A proposito, se qualcuno streama me lo dica, perché Fubit riesce sempre a ricordarmi, a farmi venire in mente che dovrei fare degli shoutout, ma non so chi di voi ex programmatore negli anni 90. Vedo che compare quindi se qualcuno streama me lo dice e gli faccio uno shoutout volentieri, e poi vado anche a vedere il canale, perché secondo me non seguo nessuno di quelli in chat, ma se fate anche gaming va bene, perché poi in realtà poi dopo quando chiudo qui vado a vedere, anzi una sera farò una live di gaming, adesso devo vedere se riesco tecnicamente, perché reagiamo alla reazione del linguaggio più reattivo. Sì, esatto. Non bisogna però fare overreact, cioè over. No, per cui mi sono detto, magari sarebbe interessante vedere un po' React, però partendo proprio da zero, nel senso così, la filosofia, un po' come funziona, e poi eventualmente se capita provare a farci un progettino nelle prossime. O stasera se c'è tempo, o nelle prossime live, e poi ovviamente sul lato server tornare all'ovile, nel senso tornare a usare il linguaggio che abbiamo usato. C'era anche un sistema operativo che si chiamava React OS. Mi sembra di averlo sentito, ma non ricordo di che si tratta. Conosco Chrome OS, conosco Cent OS, come dire. Solo di nome, ma. Ah, tra l'altro lo shoutout lo fa il mitico bot compila, quindi bot, che è il bot, come dire, interno che gira sulla mia macchina e quindi in locale, non è Streamlabs compatibile con Windows 98 XP. Penso di non averlo mai provato, mai sentito. Tra l'altro, stasera la mia cena, che è il motivo per cui non ero seduto prima, è tazza di tè matcha, che mi hanno detto fa schifo, fa schifo, fa schifo, e io boh, l'ho provato, invece mi sembra anche abbastanza buono, quindi non mi sono mai mosso. Grande Andrew che mi tieni in topic, perché io divago invece in maniera indecente, invece mi tieni su JavaScript ho delle solite basi, volevo vederlo ma JavaScript non mi entra proprio in testa. Beh sì, JavaScript è una bestia. Allora, il creatore di JavaScript non mi ricordo il nome, però so che Netscape gli aveva detto: senti, questo linguaggio deve essere pronto in una settimana. Io penso che in una settimana abbia fatto anche un ottimo lavoro, cioè ha le sue particolarità, soprattutto la versione, diciamo, potremmo dire classica, non dico vanilla, perché ad oggi vanilla nei browser è molto più evoluta rispetto
ci sono anche le classi, ci sono cioè si è molto più estesa dal punto di vista, però quella tradizionale per come gestisce le variabili, per il fatto che aggancia tutto un oggetto, per come è dinamico il prototipo, tutte quelle cose strane che ha, che assomiglia a tanti linguaggi, quindi chiunque venga tipo da Java, anche il nome, pessima scelta. Brandon Age, giusto, giusto. Dovrebbe, io avevo in mente un altro nome, ma invece quello è l'ideatore del JSON, che è un, mi sfugge il nome. Anch'io dopo cena ho preso una bevanda calda, ho fatto scegliere la bustina da mio figlio Rosa Canina e i biscus, ancora il saporaccio. Una volta mi sono bevuto una tisana, sapeva proprio di fieno. Ho detto, a casa mia il fieno che mio padre dà ai cavalli ha lo stesso sapore, cioè non posso farmi un spettacolare potenza che ha JavaScript, cioè già il nome, quindi che molti si confondono, non lo so, perché io modero dei forum di programmazione dove puntualmente nel forum dedicato a Java scrivono di JavaScript e viceversa, e quindi gli dicono, guardate che Java sta a JavaScript come cane sta a canestro, cioè anche quella già la pessima idea parte dal nome. Poi diciamo le funzionalità sono molto molto particolari, solo che somigliando a linguaggi noti, Java, C Sharp, avendo una sintassi simile a C++, si tende a usarlo allo stesso modo, e per certi versi funziona allo stesso modo, ma in altri casi, ad esempio nel JavaScript tradizionale, le variabili, il var, non hanno lo scopo che ci aspetteremmo in C Sharp. Se la dichiarate in un blocco, è visibile anche all'esterno del blocco, cioè la variabile vive o in una funzione ed è locale oppure è globale, cioè questi due. C'è il concetto di hoisting, cioè quindi se, la fun... se è una variabile dichiarata in una funzione, praticamente la variabile esiste sin dall'inizio della funzione. E quindi nel punto in cui è dichiarata semplicemente viene valorizzata, se c'è un valore, oppure, come dire, è dichiarata lì ma esiste in tutta la funzione. E se cercate hoisting, che è un nome che richiama la carrucola, cioè il l'argano, quello che si usa a tirare su le variable hoisting JavaScript, scoprite come funzionano le variabili nel classico. Poi finalmente sono arrivati let, const, cioè sono arrivate delle parole chiave nuove per poter fare lo scoping di queste variabili nel modo in cui chi usa linguaggi normali, no, vabbè, non vorrei essere troppo cattivo, però il concetto di JavaScript è che effettivamente è molto strano, però se uno lo approccia leggendo libri che ti spiegano queste cose e come realizzare, diciamo. Io avevo un libro che era, adesso lo cerco un attimo perché c'ho sul Kindle, quindi lo vedo, Kindle o Kindle che dir si voglia, e c'era Game Programming Patterns, adesso non mi ricordo il titolo di preciso, biblioteca, si chiama Game Programming Patterns, lato client, parliamo sempre di, vabbè, in realtà io poi parlo di lato client, vecchio JavaScript, però vale anche ovviamente per il nuovo, che vale anche lato server, perché comunque lato server JavaScript viene eseguito con Node, che è appunto l'esportazione del runtime che gira in un browser all'interno di un exe per poter eseguire JavaScript anche fuori. Linguaggi di programmazione a livello paranormale c'è solo JS, sono alto e basso livello. Sì, cioè è molto particolare, però questo libro Game Programming Patterns di Robert Nistrom spiega come fare, ad esempio, dei template, cioè sono i design pattern rivisti, però rifatti con JavaScript, e si riescono veramente a fare delle cose con pochissime righe di codice. E cioè una volta che uno impara a conoscerlo, e come diceva l'agente Smith, non sono così male una volta che impari a conoscermi, e lì vale un po' la stessa cosa. Però sì, è un mondo a parte dove se viene approcciato tentando di trattarlo come gli altri si rischiano dei grossi problemi, e di solito si dà la colpa al linguaggio, mentre magari lo stesso vale per Python, perché poi secondo me in realtà questo discorso più che per JavaScript potremmo dirlo, potremmo fare per i linguaggi di scripting, che dovendo essere appunto di scripting,
anche Python con l'indentazione, le sue particolarità ce le ha, però già un po' meno, comunque è già stato arricchito con anche un po' di programmazione oggetti, un po' meno, ecco, diciamo, però anche quello ovviamente ha le sue particolarità sulla gestione della memoria, che, ma come poi ogni linguaggio alla fine. Per cui l'idea era appunto, vabbè, non perdersi in JavaScript, però vedere React, però vederlo in un certo senso, come dire, dalle basi dentro un browser, perché ad oggi la difficoltà un po' per chi si approccia a JavaScript è che anche sviluppare un'applicazione vera e propria con React richiede di installarsi tutto un certo set di tool, di installarsi Node, di installare, cioè Node è quello che viene usato per sviluppare con React, anche se poi il sito non lo pubblicate su Node, non usate Node lato server, perché su Node girano tutti quei programmi JavaScript che servono per gestire lo sviluppo con delle versioni di questo linguaggio, come dire, ultra le best practice delle classi Python. Beh, direi che le best practice sono poi le stesse. In realtà in Python diciamo che si basa più sulle convenzioni, cioè non hai la parola chiave, ad esempio vuoi fare un costruttore, non hai la parola chiave per fare un costruttore, però il costruttore per default ha un nome underscore underscore init, e quello diventa il costruttore, va più per convenzioni che non abbiamo fatto. Se guardi su YouTube, adesso metto ho il comando a portata di mano, se il compila quindi va bot, compila quindi bot. Sul mio canale YouTube ci sono delle live dove ho fatto 10 live su Python proprio da zero, e ci siamo divertiti a sviscerarlo a livello molto base, però diciamo che con poche righe si riesce a fare un sacco di cose, questo è il bello un po' di questi linguaggi. Quindi React da zero, la cosa voleva essere un po' tutorial all'inizio, perché comunque alcune cose insomma me le ricordo da documentazione letta, perché io in realtà ci ho fatto anche una guida su React per un sito per il portale html.it, che è abbastanza famoso, solo che è stravecchia. E da una certa versione in poi direi che è stata resa, cioè, proprio obsoleta. Cioè, alcune cose danno ovviamente dei warning, non ci sono più, sono state. Ma a livello concettuale in realtà rimane. Quindi, come dire, quella guida lì andrebbe riscritta, però spero che non me lo propongano, perché non ho il tempo e è un po' impegnativo scriverla. Quindi, se trovate quella guida, sappiate che, a meno che non ne abbiano fatto una nuova, io quando cerco trovo sempre questa, quindi su React.js, ma io metto questi, costruttore, getter, setter, esatto, tu str, sì, infatti, quindi vedi più o meno, ma alla fine comunque già conosce un altro linguaggio, fa sì che uno intanto sappia cosa cercare e con che termini, poi la documentazione la si trova dappertutto. Quindi guardiamo React, due parole su React. Allora mi lancio intanto in Visual Studio Code. La risoluzione è giusta, sì, perché io lo vedo grandicello, così poi mi sposto di schermata e magari mi faccio una cartellina dove mi vado a salvare un po' di roba. Perché l'idea è quella di vederlo magari in un browser. E poi dopo passare magari a dei tool un pochino più ufficiali, e quindi la Pascal, la JavaScript è un attimo, no, ci sono voluti 2 anni, però era ora di cambiare un pochino, quindi effettivamente era ora. Ciao dottor Onni, che streamma mi sembra, giusto? Che mi scordo sempre. Aiuto. Facciamo così. Questo microfono è comodissimo, quindi vediamo, adesso ci provo, sempre se non sbaglio il nome. Direi che se non ero niente è giunto il momento di bere il tè.
quindi c'è un po' di fino anche questo, però vabbè. Ce lo facciamo andare bene perché dobbiamo resistere, quindi ok, così ho fatto uno shout out, sennò poi mi dimentico sempre. Ok, adesso non lo faccio più. Quindi cambiamo inquadratura. Viva le tisane. Alcune sono buone, dei fiori così, solo che ne ho una rosa e a leggere sopra, leggi i nomi che ti ispirano, poi quando vai a provarle, cioè, rimani fregato perché magari è roba che è terribile, quindi campo di fiori. Allora, aspetta che cambio inquadratura, questa qua. Quindi ho il mio bel Visual Studio Code stasera niente Delphi. Oh, dai, ogni tanto un po' di pausa ci vuole. Mi faccio un simpatico nuovo file HTML. Me lo vuoi già salvare? Strano, di solito vabbè, va benissimo così. Vado, c'ho una cartellina dedicata a questa live. Faccio una cartellina 01, poi gli darò un nome più consono a seconda di quello che si va a fare. Ciccio, hai fatto un file HTML ma non ci hai messo, ok, HTML 5. Oh, React demo, React intro, qui che l'è, ok, così abbiamo il nostro template. Ecco perché devo lavare il monitor ogni 2 giorni, perché ci dai, stai starnuti o carattere un po' piccolino. Adesso lo... Quindi Pippo, ovviamente if cap uguale void tu nipi s bevi, state programmando in chat. React JSX o sbaglio? Indovinato, però lì ci arrivo dopo. No, voglio proprio partire dalle basi. Allora, intanto React, cosa utile da sapere, è una libreria, perché ci sono questi due termini, librerie e framework. Ad esempio lato web, Angular è un framework, perché se sviluppate con Angular avete, diciamo, il set, la valigia completa degli attrezzi, quindi Angular è strutturato apposta, a parte che fa uso di più, anche con React si può usare TypeScript, però ne fa un uso più intenso, è proprio basato su TypeScript, è scritto in TypeScript, si può dire. Però all'interno di Angular si trovano moduli, cioè l'applicazione ha una certa struttura che poi viene assemblata per costruire quello che poi alla fine è un sito lato client, quindi un sito che gira completamente nel browser. E dentro ci sono servizi per fare le chiamate HTTP, la sicurezza, le guard per le condizioni di accesso meno una pagina, funzionalità di routing. Spero di smettere questa cosa prima o poi. E mentre cose come React o Vue hanno più la connotazione di libreria, in quanto gestiscono fondamentalmente la parte visuale, quindi come dice anche il nome Vue o React, comunque la parte di rendering della pagina, quindi l'aggiornamento della pagina, che poi diventa dinamico ovviamente perché l'obiettivo è aiutare a fare delle applicazioni, delle single page application, ovvero un'applicazione, una pagina HTML con un contenitore, un elemento che fa da contenitore, come generalmente la struttura tipica di una di cosiddetta spa, che non è quella dove si vanno a fare i massaggi, ma è avere un div fatto così, con magari un id che si chiama app o container o qualcosa del genere. Qui c'è l'importazione di uno script, qui o in fondo alla pagina, meglio che entri in azione dopo quando tutto è stato già caricato, e qui c'è l'importazione del foglio di stile per la grafica, quindi per come deve apparire. E questa è la struttura di una single page application. Questo è vuoto, ma generalmente quello che va a importare è uno script
che contiene eventualmente una libreria che si vuole utilizzare per rendersi la vita un po' più semplice, che può essere React, Vue, quello che è, e poi magari uno script scritto da noi che è proprio l'applicazione vera e propria. Quindi in quel momento questa pagina che è vuota viene caricata, parte, JavaScript prende il controllo e va a generare dinamicamente dentro il browser tutta l'interfaccia che è quella che poi noi vediamo. Magari poi se ha bisogno di visualizzare delle cose o dei dati, comunica con un server, magari con un API REST, scarica dei dati, produce una tabella al volo. Però l'idea è che la pagina è una shell e tutto il resto viene generato dinamicamente, quindi anche lato indicizzazione ci sono un po' di tecniche, ad esempio per produrre, per chi usa Node, magari una pagina già formata con dei contenuti, puoi variarla in un secondo momento, per cui, però vabbè, qui andiamo un po' off topic. Quindi questo è un po' come sono fatte le single page application, quindi la pagina viene inizializzata con JavaScript e con le azioni dell'utente reagisce caricando, magari scaricando dei dati, dei pezzi di pagina, dei contenuti, e quindi dinamicamente noi la vediamo prendere vita nel browser. Pensate a Facebook, pensate, tant'è che React nasce appunto da Facebook, nasce dall'idea di uno sviluppatore di Facebook che, dovendo aggiornare una miriade di elementi all'interno della pagina di quel social network, si è inventato, si è fatto venire questa idea del Virtual DOM, che è uno dei concetti base su cui React, come dire, si basa, appunto, che è, diciamo, un po' una copia. Tanto che cos'è il DOM? Quando noi scriviamo un'applicazione nella pagina, quindi qui abbiamo la possibilità, per renderla interattiva dobbiamo mettere quantomeno uno script. In una pagina HTML5, che sono quelle che hanno questa dichiarativa, doctype HTML, qui vai, posso mettere italiano, posso tirarlo via. Per rendere una pagina dinamica, chiaramente la pagina normalmente contiene del markup HTML, sarebbe statica, tramite uno script possiamo fare quello che vogliamo. Quindi se scriviamo ad esempio document oppure window, che è il nostro oggetto root in JavaScript, cioè è il punto d'ingresso delle funzionalità che il browser, che il runtime di JavaScript nel browser ci mette a disposizione. Quindi scrivere window document o scrivere semplicemente document è la stessa cosa, perché quando il runtime cerca questo document, se davanti non ha un qualificatore, lo cerca dentro l'oggetto window, che è un po' il cappello, quindi è un po' l'argine, il recinto in cui noi ci muoviamo. Quindi semplicemente scrivo document, questo è un oggetto che mi consente di accedere al DOM. Cos'è il DOM? Sono un modello d'oggetti che rappresenta il contenuto della pagina. Quando il browser va a leggere questa HTML, crea il corpo della pagina, ci crea questo div che non è altro che un riquadro orizzontale, e quindi tramite questo document tutti gli elementi, perché questo è un div ma può contenere un paragrafo con un po' di testo, potrebbe esserci un header group, un header con dentro un titolo principale, eccetera eccetera, titolo eccetera eccetera, questo forma un albero e c'è una rappresentazione a oggetti di questo albero parsato, che è il nostro DOM. E questo è il collo di bottiglia, cioè quando noi andiamo e lo modifichiamo al volo, ad esempio, non lo so, elimino questo contenuto, qui voglio andare ad aggiungere qualcosa a questo div all'interno, visualizzare un paragrafo, chiamo delle funzioni, ad esempio getElementById, gli scrivo app perché è il suo identificativo, e ottengo un oggetto che mi rappresenta quel div. Se scrivo innerText uguale ciao, e chiaramente andando a eseguire questo codice mi trovo che quando si va a fare type text JavaScript, no, quello, cioè, generalmente si mette per completezza, ma in HTML5 hanno, cioè lo puoi scrivere, ci si riferisce a questo, cioè è una precisazione in più che però in HTML5 si può mettere, perché se non c'è scritto nulla, le regole di HTML5, che è il nuovo standard, dicono che allora questo deve essere JavaScript. Non so come mai non hai scelto VBScript, che così di fu... Vabbè, scherzi a parte. Però lo useremo questo type, perché lavoreremo anche con sintassi leggermente diversa, però
nelle versioni precedenti HTML vale lo stesso, grosso modo, perché i browser per default pensano che sia JavaScript, ma conviene indicarlo, mentre qui si può omettere. Io qui in Visual Studio Code ho installato un'estensione che, se lo utilizzate per visualizzare queste pagine, è molto comoda, il Live Server, che è carino perché mette qui sotto un c'è il mio testone, quindi non lo vedete, non lo vedete lo stesso. Levo il testone, ok, non si vede. Ho zoomato lo schermo sbagliato, ce la posso fare qua, questo qua, go live. È un'estensione carina perché lancia un web server che vi fa il monitoring di questa cartella, e probabilmente io interpretavo JavaScript di default, può darsi. No, non lo so se aveva il coraggio, però non penso nemmeno lui, però non sono sicuro, dipende dalla versione forse. Magari la 3 e la 4 con pianto IE che c'ha. Vi lancio un serverino perché se aprite direttamente un file HTML nel browser siete limitati dal punto di vista JavaScript per motivi di sicurezza. In alto leggete il protocollo file, non è come avere un web server a tutti gli effetti, però non è che ci dobbiamo installare Apache. Ci installiamo questa estensione, io vado qui sotto, di nuovo non si vede, vado là sotto, clicco su Go Live e lui mi apre Open a Folder Workspace. Ok, vuole funziona lavorando su una cartella perché io ho creato un semplice file. Allora facciamo così, apro invece il folder source, così vedo i file. Ho una cartella effettivamente attiva, quindi vedo il file di prima e vedo source. È anche fin troppo larga questa finestra. Adesso posso cliccarlo perché sono su una cartella e quindi mi riesce ad aprire come gigante un Firefox Developer Edition. Uso la Developer Edition solo perché, siccome sviluppo, ci metto la Developer Edition per non usare quella standard. Ma e qui scrive ciao, anche se tecnicamente nel sorgente della pagina, andandola a mostrare, questo ciao non c'è, ma esiste in quanto abbiamo fatto accesso al DOM e abbiamo scritto che il testo dentro il div deve essere ciao. Quindi è arrivato qui, ha eseguito lo script. Questa roba qui la mette il live server, che è comoda perché quando noi andiamo qui a cambiare il testo, e quindi ci scrivo hello e faccio save, lui praticamente aggiorna in automatico la pagina e scrive hello. La server è spettacolare come estensione, il problema è che aggiunge l'ispezione della pagina, esatto. Sì, vabbè, però per questi scopi poi chiaramente uno può sempre utilizzare il suo live server. Ecco il problema, da dove nasce il Virtual DOM, che questo diavolo di DOM reale non lo notiamo, però è tendenzialmente lento. Comunque diciamo, è un collo di bottiglia che tra l'altro non possiamo scavalcare, cioè l'unico modo che abbiamo di intervenire sulla pagina è tramite questo DOM. Non c'è niente che va a livello più basso, penso neanche forse WebAssembly, ma neanche. E quindi che si fa? Il problema è che quando abbiamo una pagina molto ricca e piena di elementi, questo cambiare elementi sulla pagina può essere lento, soprattutto se lo facciamo inutilmente o se facciamo delle modifiche che non sono necessarie. Ogni volta che leggiamo qualcosa dal DOM, che facciamo questo getElementById, getElementByTag, andiamo qui, cambiamo il testo, cambiamo gli stili o creiamo degli elementi, soprattutto se ad esempio dovessimo concatenare degli elementi dentro una lista magari e lavoriamo direttamente sull'HTML, cioè prendiamo l'HTML e ci aggiungiamo via via qualcosa, tutte le volte che lavoriamo su questo DOM e alteriamo la pagina stiamo rallentando, perché è veloce ma non è così veloce in certi frangenti. Quindi React ha avuto questa idea del Virtual DOM, cioè cosa vuol dire? Che si fa una struttura ad oggetti equivalente a quella del DOM propria, e quando deve apportare modifiche alla pagina fa una sorta di compare. Questo lo vedremo, cioè si crea un albero
A fronte di cambiamenti che noi facciamo sui dati e nel modo in cui i dati sono agganciati a dei componenti che noi usiamo come template, diciamo, e mettiamo nella pagina e che devono quindi reagire a questo cambiamento, devono essere aggiornati, questo aggiornamento viene applicato a questo Virtual DOM, cioè lui ha una struttura della pagina in memoria, gli applica le modifiche e poi fa un confronto e da questo determina quali sono le modifiche da fare. Ad esempio, supponiamo che noi abbiamo creato una lista qui, ok, non ordinata, e dentro, tra l'altro, sapete che qui avete anche la sintassi emmet, cioè potete dire fammi una lista non ordinata che contiene all'interno degli elementi fino a 5 elementi, gli date invio e track, lui vi dice vi posiziona sul primo, tab vi fa il secondo, tab vi fa il terzo, quarto, quinto, tab no, aveva già finito, c'era già fermato, avete fatto la vostra lista. A parte che JS è pesante, essendo un linguaggio ben interpretato, adesso, ad oggi non è così lento perché comunque il runtime è in un certo senso un sistema di caching, sì e no, perché non solo fa da cache perché lavorare con degli oggetti in memoria è più veloce, ma tramite il compare, supponiamo che questi siano elementi di un array che lui va a visualizzare. E che noi dovessimo sostituire questi con altri 5 elementi, cosa andremo a fare? Andremo a dire, ok, togli questo, questo, questo e questo, e poi metti item A, B, C, D, non lo so, qualcosa del genere. Ecco, quello che fa React in realtà è avere una rappresentazione in memoria ad oggetti di questi elementi e dire, ok, prima c'era 1, 2, 3, 4, 5, adesso gli elementi sono lo stesso numero, facciamo, però deve esserci scritto A, B, C, D, qualcosa del genere. Lui è in grado di fare un compare, applicare, di creare questo tree, questa virtual DOM, questa gerarchia aggiornata come dovrebbe essere la pagina bradiporitmico, grande Nick, un ossimoro in termini, grazie del follow e benvenuto. Crea questo, diciamo, questa fotografia e poi fa un compare tra questa e quella precedente. Cioè, lui cosa scoprirà? Scoprirà che facendo un compare tra quello che deve rappresentare di nuovo e quello che c'era prima, l'unica cosa che cambia è la scritta dei vari elementi. Quindi lui non li va a togliere, ma va semplicemente ad aggiornare uno per uno solo il testo. Cioè, grazie a questo compare. Se noi sconvolgiamo i dati e andiamo a produrre un albero completamente nuovo dove l'aggiornamento riguarda un singolo elemento, lui picchia lì sopra e non tocca il resto. Quindi un po' quello che fa Django, non lo conosco, lato 7 non lo conosco così bene, però sono sciottolol, grazie per il follow. Però sì, il concetto fondamentalmente è questo, quindi meno ritocchi, questo dà anche un vantaggio, nel senso che nello scrivere le applicazioni spesso si fa uso di librerie, per questo che poi React è una libreria, perché ad esempio vogliamo recuperare dati da un server, possiamo usare la Fetch API, che è un API che è già presente nel browser, oppure un'altra libreria, ce ne sono Axios, ce ne sono quante ne volete. Volete salvare i dati dell'applicazione in uno storage, ci sono altre librerie, cioè il fatto di non essere un framework vuol dire che lo svantaggio è che non contiene tutto, ma si concentra sulla vista. Il vantaggio è poterlo copiare con altre librerie e sceglierle un po' liberamente. Quindi, a seconda del progetto, diciamo, la scelta React e Angular è sempre un po' come il papà e la mamma, cioè dipende sempre un po' da cosa bisogna fare e qual è l'attività. Quindi non scateniamo quella di religione, anche perché io a me piacciono tutti e tre. Ogni volta sono sempre in imbarazzo, tutti e tre, React, Vue, perché tutti hanno una caratteristica bella da un lato e uno svantaggio dall'altro, e quindi è sempre difficile un po' sceglierli perché sono interessanti, funzionano bene, sono collaudati e quindi. Però tutto ciò per dire che cosa? Che React, quindi è una libreria che si fa carico di lavorare sul DOM e inizializzare la pagina e modificarla successivamente. Per poterlo fare, quello che noi dobbiamo fare è creare questi elementi del Virtual DOM, quindi creare dei componenti, degli elementi, in realtà poi si chiamano
che lui poi utilizzerà per costruire questa gerarchia, che andrà poi a riflettere sulla pagina. Quindi lui utilizza quegli elementi per sapere che cosa poi va a inserire all'interno della pagina, e di volta in volta, quando la pagina viene aggiornata, utilizza i dati per ricostruire un nuovo albero, e facendo un compare col precedente limita gli aggiornamenti laddove serve. Quindi noi abbiamo, non so, un'applicazione che parte con una versione, cambiamo un dato, ricostruiamo interamente un albero, se rispetto a quello di prima c'è una label da aggiornare, va lì e la cambia, e quindi è per questo che è molto veloce, viene scelto spesso per questo. Però non è, secondo me è una bella caratteristica, però non è l'unica da tenere in considerazione, dipende anche un po' da quale vi piace di più, perché anche Angular ha un approccio diverso, quindi va anche un po' a gusti, ecco. Quindi in questo caso, per cui adesso elimino questa cosa, quindi questo è il DOM diretto. Quindi qual è la differenza? Che il DOM diretto è imperativo, cioè quello che voi fate con il DOM incorporato in JavaScript nel browser è dire: vai su quell'elemento, adesso tu fai questo, visualizzati, nasconditi, cioè date delle istruzioni. Mentre framework come Angular o React vi consentono di lavorare più su un concetto magari di data binding, cioè di dire: qui ci va un elemento che deve mostrare questo dato. Quindi quello che estendete è, usate l'HTML per definire una pagina che non è una pagina ferma, ma è un template che si deve muovere a seconda di come i dati cambiano. Ovviamente quando i dati cambiano, a rigenerare la pagina ci deve pensare il framework. Quindi l'HTML è un po' come dire: qui, non so, visualizzi il numero dei partecipanti, sono in un array, se ce n'è uno farai vedere un elemento, se ci sono 10 ne farai vedere 10, ma quello che fondamentalmente andate a fare è dichiarare quello che volete vedere. Ad esempio, mi metti la length dell'array, se sarà 5 mi scrivi 5, se 1 mi scrivi 1, ma quello che vedete spesso è un template, cioè scrivete, mettete giù una vista, una view a tutti gli effetti, una vista di quello che volete vedere, e con delle direttive che non fanno parte di HTML potete drogare l'HTML per andare ad agganciarla a quelli che sono il vostro modello di dati, e quando quello cambia la pagina cambia, quindi ci pensa il framework. Quindi è più dichiarativo, è più appunto, la differenza dell'approccio è tra dichiarativo e imperativo. React in realtà è un po' un mix, quindi è un po' diverso, è un po' un mix delle due cose, però semplifica ovviamente questo tipo di accesso. Quindi questo virtual DOM, com'è che noi ce lo andiamo a gestire? Quindi com'è che utilizziamo React? Allora, a tutti gli effetti, sto lavorando in un browser, quindi come dire, lavoro con un concetto, adesso tenterò ovviamente di, vado a importare ad esempio la libreria di React, l'ultima, mi devo importare gli script. Questo non è il modo in cui di solito si fanno applicazioni con React, però è comodo perché partendo da una pagina vuota si riesce a capire proprio la base del funzionamento. Cosa faccio? Mi sono importato la libreria React da una CDN, quindi CDN.js, cioè un sito fatto apposta per fornire file statici, e vado a recuperare React, una delle ultime versioni, la 18.0.0, versione per produzione, quindi... E mi recupero un'altra libreria che è React DOM. Questo perché c'è questa distinzione? Cioè, perché ce ne sono due? Perché React è una libreria con cui io creo gli elementi, e gli elementi sono degli oggetti astratti, quindi c'è questo appunto virtual DOM. React DOM è l'implementazione che traduce questi elementi nel DOM, quindi interagisce col DOM nel browser per metterli in una pagina web. Perché esiste? Perché ad esempio gli stessi elementi potrei passarli a React Native e farci un'applicazione mobile. C'è un conto è l'oggetto astratto, un conto è la sua poi traduzione in qualcosa di fisico che React DOM fa agendo col DOM sulla pagina, altri script fanno agendo ad esempio creando un'applicazione magari mobile o creando dei widget nativi dentro un'applicazione, quindi c'è React Native, ci sono varie, oppure viene fatto per costruire la pagina già sul server, perché esiste anche questa possibilità di fare server side rendering, cioè definire una pagina con degli elementi e c'è codice che gira e prepara già la pagina, e che quando viene scaricata utilizzando React da lì in poi gestisce
gli aggiornamenti dinamici senza consultare di nuovo il server. Quindi non necessariamente viene vuota, ma potrebbe essere già inizializzata. Questo è utile per i motori di ricerca, perché diciamo che invece di evocarlo lo invochiamo. Siamo troppo assuefatti a Phasmo, quindi comunque prima o poi una live di Phasmo me la faccio, così una sera, niente programmazione, devo vedere se gira e riesco a catturare l'output, perché poi ho un computer, sì, però non... soprattutto quando ho imparato a affumicare i fantasmi con l'incenso. Quindi cosa siamo andati a fare fondamentalmente? Siamo andati a scaricare il framework di React da un sito esterno, da una CDN pronto all'uso, quindi importati nel browser. Questi due script fanno sì che noi possiamo iniziare a scrivere, allora, questo div app lo lasciamo lì e possiamo scrivere come sempre codice JavaScript, ma invece che utilizzare il DOM possiamo iniziare a utilizzare ad esempio quello che fa parte della libreria React. Cosa facciamo? Poi magari le prime cose magari sembreranno un pochino, come dire, inutili, però ecco quello che potremmo fare è dire proviamo a fare il rendering, che ne so, di un paragrafo o qualcosa del genere. Allora la cosa che dovremmo iniziare a fare, so qui mi sono chiuso senza volere un coso, allora è utilizzare un oggetto che si chiama React DOM, ok, che ha una funzione, queste sono funzioni, una volta aveva questa, penso che funzioni ancora, forse render, che prende due parametri, qui metto una stringa ma poi to do elemento da renderizzare, facciamo, e qui prende come secondo parametro un elemento della pagina che recuperiamo tramite appunto il DOM, quindi usando sempre la funzione di prima, in questo caso il nostro app, che fa da root della nostra applicazione. Cioè questo render cosa vuol dire? Tu qui mi dai un elemento React da disegnare e mi dici dove lo vuoi vedere, in questo caso un elemento id app. Uno dice ok, ma cosa disegni, qualcosa di piccolo? Beh, in realtà potrebbe trattarsi ad esempio del componente o dell'elemento che rappresenta tutta l'interfaccia dell'applicazione, che a sua volta conterrà degli elementi più piccoli, ad esempio la lista delle news, che a sua volta magari è formata da una lista di elementi che sono il news item, l'elemento del che a loro volta magari hanno un elemento che rappresenta il titolo, eccetera, fino ad arrivare all'HTML, che è un po' come i termini primitivi, un po' come l'int di Java, di C Sharp, cioè sotto quello non ci arriviamo e abbiamo gli elementi primitivi del linguaggio. Come faccio a fargli renderizzare un elemento? Uso una funzione che si chiama React create element, ok, quindi qualcosa del genere, ad esempio. Perché qui React DOM e qui React? Perché l'elemento è una cosa generica, React DOM, qui io uso DOM perché il rendering, cioè la rappresentazione fisica dell'elemento, la faccio con il DOM della pagina, mentre l'elemento lo creo usando questo React generico, perché è una forma astratta, un elemento. Ad esempio l'elemento H1 rappresenta un titolo in HTML, ma potrebbe diventare qualcos'altro se al posto di React DOM faccio il rendering in un'applicazione mobile. Quindi c'è questa, diciamo, virtualizzazione di elementi che uso in un'applicazione e poi c'è la traduzione in qualcosa di fisico. La create element come funziona? Prende l'elemento da creare, di solito il nome dell'elemento oppure riferimento alla classe, poi vedremo cosa vuol dire. Prende un oggetto con degli attributi, facciamo che lo lascio temporaneamente vuoto, non gli dico nulla, e poi eventuali figli, che potrebbe essere null, potrebbe essere un array di elementi figli, un altro elemento che diventa a questo punto figlio del titolo oppure anche del testo, tipo titolo oppure demo React, app React, qualcosa del genere. Questa funzione mi crea un elemento, io lo posso
const, chiamiamolo h1, oppure title element, chiamiamolo così si capisce bene. Quindi crea una costante perché non vado a variare quel valore, che è l'elemento h1, e lo passo qui come parametro. Non so se posso aver sbagliato qualcosa, andiamo a vedere. Mi trovo a preact, do un refresh per sicurezza, mi scrive questo, quindi vuol dire che qualcosa è successo, qualcosa è stato fatto, non, l'applicazione è questa, quindi non c'è niente qui dentro, non c'è nulla, non c'è trucco, non c'è inganno, c'è solo l'app, io ho scritto solo questo. Quindi qui ho creato un elemento H1 senza particolari attributi, che ha come figlio del testo, e gli ho detto fammi il rendering di questo elemento React in questo elemento del DOM usando l'implementazione del DOM. Quindi lui ha detto ok, è un H1, quindi farò, cosa andrò a fare? Andrò a fare, se andiamo a fare un'ispezione in quello che ha generato, andiamo a vedere qui che lui ha nell'ID app, nel div che è un riquadro, banalmente id app, ha fatto un h1 scrivendoci dentro app react. Quindi dice vabbè, potevi anche usare il DOM a questo punto, sì ok, però qui le cose poi sono semplici, ma come diceva il commissario Winchester dei Simpson, le cose peggioreranno prima che miglioreranno, quindi adesso ovviamente la andiamo a complicare la situazione, per cui non è sempre così facile, però questo già fa capire. Quindi questo title element che cos'è? È un elemento del virtual DOM. Il nostro virtual DOM che viene creato con questo è un elemento che contiene una radice, che è questo title element, con dentro un nodo, che è un nodo, una foglia in questo caso, immaginandolo come albero, che è un React text, cioè un testo, perché i figli di un elemento possono essere fragment, se non ricordo male, che dovrebbe essere un array di elementi, un elemento singolo, oppure del testo. Non posso metterci nient'altro, qui non posso passare un oggetto di tipo diverso, altrimenti si arrabbia. Cioè sto creando un elemento, questo è lo spazio dedicato ai figli, o è un testo o è un elemento o un array di elementi, non accetta nient'altro, che potrebbero a loro volta essere stati creati avendo altri figli. Quindi costruisco l'albero con questa sintassi. Infatti il mio obiettivo poi era, come dire, andare a creare ad esempio una lista di elementi. Prendiamo la lista che abbiamo fatto prima, teniamoci questo. Allora qui scrivo hello react e questo ce lo teniamo. Magari faccio un copia e incolla, perché potrebbe essere utile esaminarli, poi fare dei compare. Quindi, come dire, questa pagina me la tengo e lavoro su una nuova. Mettiamo di voler fare una lista di elementi. Io cosa potrei fare, ad esempio? Potrei dire faccio il mio list element, che cos'è? È un elemento di tipo UL, unordered list, oppure UL, ordered, cioè numerata. Gli posso dare degli attributi, al momento lascio vuoto. Qui i figli quali sono? Sarà un array di elementi che rappresentano i figli che io voglio inserire, quindi però li devo andare a creare ovviamente, cioè dovrò scrivere qualcosa del tipo item element 1 react create element list item, niente proprietà. E come figlio ci metto item 1, qualcosa del genere. Ok, potrei fare questa cosa qui, ne faccio 4 3 4, giusto per esempio. Quindi ho creato 4 elementi. Qui vado a creare un elemento dove metto come figli item element 1, item element 2 3 4. Potevo anche scegliere dei nomi più corti, devo anche andare a capo, ok. E qui faccio il rendering. Se vado a vedere che cosa ho prodotto, al netto che non abbia scritto delle aberrazioni, 02 index html, ma non vedo un tubazzo, quindi probabilmente ho sbagliato qualcosa.
Title element is not defined. Hai ragione, perché si chiama list element, giusto? Voilà, e qua è quello che ottengo. Quello cosa ha fatto? È andato a generare nel div questa lista non ordinata. Beh, c'è il marker, ok, che è un elemento virtuale, e dentro ci ha messo list item 1, il 2, il 3, quindi ho creato gli elementi che hanno come figlio. Quindi in questo caso si vede già da qui qual è la gerarchia che è stata creata sul DOM, e ovviamente lato React sarà molto simile. Però ho già iniziato a comporre un pochino di, a mettere assieme un pochino di cose. Poi anche qui posso spezzare, nel senso che posso dire item array uguale, e ad esempio riprodurre questo array qui, e qui scrivere item array, cioè ordinare un pochino il mio codice e renderlo un po' più come dire, facile da leggere. Allora, intanto partiamo con usare le cose moderne che vanno usate, perché non me lo dice, in realtà non mi dà un warning, non mi sembra di averlo visto, però teoricamente questa sintassi è deprecata, cioè la render non si dovrebbe più utilizzare, non succede poi niente, ma si dovrebbe usare al suo posto un metodo che si chiama, dovrebbe essere sostituito da React, sempre React DOM, punto create root, dove noi andiamo a dire qual è la root della nostra applicazione, cioè vuol dire che nella nostra pagina l'elemento che finisce qui è quello dove all'interno React può agire per creare l'interfaccia. All'esterno non deve toccare nulla, quindi perché questo render fa già il rendering, mentre questo React create root vuol dire ok, hai creato la root della tua applicazione, nella root della tua applicazione facciamo il render di list element. Quindi questa è la sintassi nuova, questa non sarebbe più da utilizzare, probabilmente lo segnalo perché magari uno la utilizza ma potrebbe andare a sparire. L'effetto è lo stesso, però diciamo che in questo modo si rendono più esplicite le reazioni, la relazione, il fatto si elegge una root che nel render non è molto chiara, perché il render semplicemente gli dici metti questo elemento qui, fallo comparire qui, mentre create root è leggermente diverso. Quindi c'è questa sintassi, e il resto invece non ha particolari problemi, salvo uno, che chiaramente se iniziamo come dire ad avere a che fare con delle applicazioni con tanti elementi che sono abbastanza complesse, scrivere questo codice, insomma usare questo API, questo create element, potrebbe iniziare a diventare un pochino tedioso. In realtà abbiamo, come aveva anticipato Andrew prima nella live, indentazione obbligatoria no, per questa si dice no, questa l'ho fatta io per chiarire, per leggibilità o illeggibilità, dipende da come uno è abituato, però sono andato a capo solo perché cioè questo chiamo la funzione, faccio una cosa, qui faccio l'altra, e poi se volessi scrivere qui seguito del codice console log fatto, proseguirei. Per me questo è più leggibile, ma magari non lo è, però vabbè, sono le mie fisime abitudini. Quindi abbiamo in realtà in React la possibilità di usare una sintassi che è molto più espressiva. E ok, e io quasi la farei con un bel copia e incolla, faccio la pagina 03, quindi lascio qui il codice, ma vado a utilizzare questa nuova sintassi. Meglio era per capire, diciamo che allora JavaScript si possono mettere anche i punti e virgola in certi casi, bisogna fare attenzione perché se io vado a capo potrebbe interpretare la capo, cioè se le due parti separate hanno senso in autonomia,
JavaScript le spezza come vuole lui, quindi su Python invece l'indentazione, infatti per quello lo adoro da quel punto di vista lì, perché quantomeno si indenta, anche il programmatore più cane deve indentare perché altrimenti non funziona. Quindi dicevo, abbiamo una sintassi che si chiama JSX, che sta per JavaScript XML, dove in realtà possiamo rappresentare tutta questa roba qui in una maniera molto più sintetica e somigliante all'HTML. Ovvero, come possiamo rappresentare? Intanto dobbiamo qualificare lo script, ma magari lo facciamo in un secondo momento, e lo potremmo scrivere così: tutta questa roba che ho scritto potremmo rappresentarla in questo modo. Vado a scrivere direttamente list element. Potremmo scrivere una cosa di questo tipo. Faccio proprio l'equivalente del codice che vediamo sotto, Adesso me la mena un po' perché non capisce quello che scrivo, ma poi 2, 3, 4. E questa roba che ho scritto in una sintassi JSX rappresenta esattamente questa roba qui. Diciamo che nelle più disciplinate scritture di codice un po' di regole non fanno mai male, sì, no? In quel caso si prendono due piccioni con la proverbiale fava. Ok, cancello questo, o meglio lo vado a commentare, riesco, mamma mia come l'ha commentato, trasformato in codice. Vabbè, potevi fare semplicemente così, era già codice, vabbè. Questa roba che ho scritto equivale più o meno quasi esattamente a questo codice, a questo spezzone di codice, ed è la sintassi JSX. Cioè, cosa succede? Possiamo mescolare XML, tecnicamente non è HTML, JavaScript. Cioè qui questa variabile gli assegniamo un valore, questo UL con questi list item che termina qui viene tradotto con una chiamata a React Create Element di UL con questi come figli, facendo la React Create Element di ciascuno di questi nodi. Cioè praticamente il codice è questo, non è che sia, magari non sarebbe scritto così, ma sarebbe scritto ad esempio in questo modo, e qui invece che esserci l'array ci sono le create element dei vari come dire figli. Ecco, questo potrebbe essere una rappresentazione fedele di come quel pezzo di codice che vediamo qui, ok, viene tradotto dalla sintassi JSX. Cioè questa roba che noi scriviamo diventa esattamente questo. Nulla di più, nulla di meno. Forse sto dicendo una cacchiata. Non è più buono fare un for each per l'elenco? Sì, sì, certo. Come potrei fare, cioè possiamo creare in mille modi, quindi però sì, lo utilizzeremo in realtà per dimostrare una cosa. Quindi queste due sintassi si equivalgono, ovvero questa roba viene trasformata in questa, però viene trasformata a che pro? Cioè, e per quale? In realtà qui, se vado a vedere e do magari un refresh, allora qui è lo 02, se vado a vedere lo 03 non mi esce fuori niente, e poi mi dice pure che c'è un errore di sintassi perché si aspettava un'espressione e si è trovato un minore. Effettivamente è un po' strana come sintassi, quello ne posso rendere conto, ma una volta che sapete a cosa serve non vi confondete, perché il problema è che spesso ci si confonde. Cioè non è HTML, gli assomiglia molto, ma questa roba non è HTML ma è questo, ok? Quindi è anche il motivo per cui non potete fare ad esempio two elements, non potete scrivere una cosa del tipo faccio una lista, ok, e poi faccio un'altra lista, perché questo che avete scritto sarebbe come scrivere esattamente questo. Cioè io potrei dire ok, metto due elementi, cioè come funziona qui, perché qui non funziona, perché qui state assegnando un valore, è come se voi
aveste scritto una cosa del genere. Create element, ok, questo è una funzione che restituisce un valore. È come se voi aveste scritto questo, ok, e poi di fianco di nuovo questo. Cioè non potete mettere una variabile, un risultato e mettere due cose che restituiscono due valori. Potete mettere un valore che è un array formato da un elemento che è questo, è un array che è un elemento che è questo, e quello sì, quello può andare bene, però non potete avere una root, cioè se quella root è risultato di una chiamata che crea un elemento, non potete metterne due affiancate, quindi non potete avere una roba così. Ah, qui manca poi il punto e virgola perché è sempre JavaScript. È come banalmente scrivere questo qua, è come scrivere const elements uguale 1 e 2, cioè o è 1 o è 2, quindi ho fatto un array oppure... Quindi questo va sempre tenuto presente, come questo codice viene convertito. Il problema è che non viene convertito, cioè al momento qui l'unica cosa che mi dà è un errore. Perché? Perché ovviamente questa sintassi il browser non la capisce. Per fargliela capire dobbiamo dirgli che la sintassi fa uso di JSX e usare un transpiler. Perché il browser non capisce, ci vuole qualcuno che capisca, che prenda quel codice e diciamo lo rende digeribile. Dalle mie parti in Emilia si dice fare i bias, cioè quando in tempo di guerra le mamme pre-masticavano le cose. Vabbè, è un'immagine bruttissima, potevo scegliere un'altra, però ok. Dobbiamo integrare il cosiddetto transpiler. Quali abbiamo a disposizione? Abbiamo il notissimo e strautilizzatissimo Babel.js, che è un transpiler. Cioè, qual è il compito di un transpiler? Il compito di un transpiler è quello di convertire una sintassi come quella di TypeScript, che il browser non conosce, di JavaScript ultimissima versione di Grido, che non conosce, cioè ogni sintassi che non conosce, e in un JavaScript digeribile dal browser. Quindi perché non è un compilatore? Stasera transpila, quindi va. Quindi perché non è un compilatore? Perché non fa un exe, ma parte da un linguaggio JavaScript similare e alla fine traduce sempre in JavaScript. Però lo fa usando una sintassi equivalente. Come dire, vabbè, qui sto facendo un po' di demo, c'è anche un playground, potete provarlo direttamente da qui. Scrivete una sintassi molto tipo in TypeScript, ad esempio io posso fare un interface iProduct che dice che un prodotto ha ad esempio un name di tipo string, ok? E poi fare una classe product che implementa iProduct e pertanto deve avere per forza una proprietà che si chiama name di tipo string. Poi non so se il punto e virgola ci vuole, no, non si scrive così, si scrive, scusate, extends probabilmente, come perfetto, e di fianco vedete la pappa pronta, esatto. Vedete l'esito della transpilazione, cioè questa è TypeScript. TypeScript il browser non lo capisce. In TypeScript io posso fare un'interfaccia, quindi se invece che name lo chiamo Pippo, siccome lui deve non fare extend ma implements, ok, adesso va meglio, tecnicamente il transpilatore, il transpiler non funziona, cioè vi dice che la sintassi in TypeScript è errata. Se invece è giusta ve la traduce, e di fianco vi trovate la versione, qui non sta aggiornando un tubazzo però va bene, ve la traduce in un JavaScript che è molto più comprensibile. Ad esempio in TypeScript c'è il constructor che prende eventualmente dei parametri, name, in realtà c'è anche name di tipo stringa. Notate qui che è JavaScript classico, non c'è due punti string perché i tipi non ci sono in JavaScript, è un linguaggio dinamico, quindi il tag sarà congelato e non è tipizzato. Il tipo delle variabili dipende dal valore che c'è dentro, mentre in TypeScript ce l'abbiamo,
Quindi proprio noi possiamo scrivere il codice così, quindi usando le ultime mode o con la sintassi JSX, e questo oggettino Babel in offline, cioè prima di fare il deploy del sito, lo predigerisce e lo trasforma in un qualcosa di comprensibile al browser, oppure se noi lo importiamo in una pagina ce lo possiamo far fare al volo. Infatti cosa vado a fare? Lo vedo qui dalla CDN nella documentazione. Vado qui e mi importo un altro script che è lo standalone, cioè mi importo praticamente in transpiler. Standalone vuol dire che funziona direttamente nel browser senza bisogno di nulla, e a questo punto annetto che qui c'è un errore perché ok, list element no JSX, chiamiamolo così. Lo lascio perché è l'equivalente di quello sopra. Adesso non rompe più le scatole, direi, mi sembra che sia molto più tollerante anche nella pagina. Quindi senza questo vedevo errori dappertutto, mi segnalava anche qui diversi errori, rompevo un po' le scatole, però ho smesso. Diciamo che il Visual Studio Code lo capisce come sintassi di suo. Con questa modifica, quindi vado a togliere questo codice visto che abbiamo tutte e due le versioni, sto facendo però il rendering sempre di questo, quindi di quel tipo. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa, non vedo niente, però potrei essere che mi sia dimenticato qualcosa di nuovo. Ah, giusto, no, quello che ho dimenticato è di dirgli che questo script non è JavaScript. JavaScript è questa roba, non si fa, questa sì, questa no, ma gli devo dire che quello script, perché altrimenti Babe non lo considera, gli devo dire che questo script è di tipo type, è un text, linguaggio Babel, cioè da sottoporre a questo transpilatore. Quindi il browser quando vede questo dice: ma che diavolo è sta roba, io mica la conosco, quindi la skippa. Ma in realtà lo script che abbiamo importato, che è il transpiler, la cerca, la riconosce, e il transpiler di default, spero che sia così, ha integrato anche l'interprete per JSX, cioè riconosce questa sintassi, e adesso abbiamo i nostri item. Poi vabbè, abbiamo il warning, dice: non dovresti, stai usando quello per il Babe, dovresti usare, dovresti fare il precompile, cioè dice, ci sta dicendo questo suggerimento perché noi stiamo scrivendo roba che deve essere transpilata, quindi essendo scritta in una versione che il browser non capisce, dobbiamo importare il transpiler. Quando la pagina viene caricata, il transpiler converte il codice in JavaScript classico che il browser possa capire, il browser lo legge, lo interpreta, poi lo esegue. Quindi abbiamo diversi passaggi in più normalmente, e abbiamo anche da scaricare il transpiler, che non è una cosa da poco, perché questo simpatico transpiler pesa la bellezza di 5 mega, proprio leggero, è un programma alla fine anche abbastanza complesso, e quindi se usiamo una CDN e qualcun altro lo usa, magari in cache potremmo dire vabbè, insomma, oppure una volta che è stato scaricato viene messo in cache, però come dire, 5 mega di size è una bella sberla, quindi scaricati solo per questo. E poi deve, ovviamente, questi 5 mega devono essere caricati dal browser per far funzionare il programma che interpreta il nostro script, lo converte, che poi viene eseguito, insomma. Quindi il suggerimento che dà qui nella console è dire: utilizza altri tool in modo che i tuoi script li predigerisci, li prepari già pronti per essere comprensibili a un browser. Questo è un po' il suggerimento. Io lo ignoro perché al momento mi fa comodo, cioè noi stiamo utilizzando React senza i tool che normalmente sarebbero da usare per costruire un'applicazione grossa, però stiamo capendo come funziona. Quindi questo text babel fa sì che il transpiler funzioni e capisca questa sintassi, che alla fine ottiene lo stesso effetto che abbiamo ottenuto prima chiamando le singole funzioni, perché quella sintassi simil JavaScript viene di fatto
magari ci mettiamo, esatto, una bella immagine di 10 mega oppure piccola ma bitmap, così proprio produce lo stesso risultato. Quindi vediamo che gli item sono tutti uguali, lo stesso effetto di prima, però con una sintassi che è molto più semplice e anche molto più, come dire, si legge molto meglio. Adesso qui questo l'ho scritto così perché anche qui c'è un problemino che se io vado a capo, lui mi considera questa istruzione finita e mi esegue. Non, penso che non funzioni. Adesso vado a vedere perché magari poi dipende anche da come il transpiler. No, funziona lo stesso. A volte si vuole indentare, ci sono delle scritture dove andando a capo prende questa parte come assodata, forse tipo con la return, esatto. Cioè, tipo, se fate una funzione dove restituite questo valore, se lo scrivete così funziona. Se fate così, lui cosa fa? Esegue la return ed esce. E questo che corrisponderebbe a una React Create Element, la esegue senza assegnare il valore, non la esegue neanche perché se io vado a capo, lui questa return è come dire, metto una return e poi dopo ci metto sotto una roba del genere. È chiaro che dentro una funzione, quando lui trova return, esce e non va a fare a eseguire questa. Se scriviamo così, allora sì, col punto e virgola. Però ecco, in quei casi fare questo crea effettivamente un problema. La soluzione, quindi, qual è la questione? Che scrivere così non è molto ordinato perché c'è questo che rimane, come dire, in alto, cioè dobbiamo sempre istruire l'interprete. Quando vi capitano quelle casistiche, cosa fate? Mettete una parentesi e poi andate a capo. Siccome dopo il return c'è una parentesi, l'interprete JavaScript, il compilatore just in time, capisce che finché non ne trova un'altra, l'istruzione non è finita. Quindi ne mettete una anche qui in fondo e avete indentato come vi pare. Chiaramente qui non devo fare un return, ma devo facevo questa operazione, oppure la si mette così e questo si indenta all'interno, cioè dopo quello che c'è dentro lo scrivete come vi pare. Quindi adesso è presente anche questo codice, ma in realtà noi con questo avremmo risolto, quindi gliela metto più vicina così, cioè con questo codice tramite React produciamo una lista. Si diceva prima che era una pensata interessante. Perché non usi un for each? Potrei usare un for each tranquillamente. Come lo uso il for each? Se dovessi produrre ad esempio 99 elementi col vecchio stile, cioè con il Node.js X, cosa dovrei fare? Dovrei dire facciamo un list element, ma riscriviamolo che tanto va benissimo, che potrebbe essere un array vuoto, faccio un ciclo for, non c'è un template, ok, con let i uguale 0, i minore di 100, i più più, ok, e qui cosa vado a fare? Vado a fare un, in realtà questo item array sarebbe item array push, che è come inserire in una lista alla fine. Cosa vado a mettere? Cosa andrei a mettere normalmente? React create element, andrei a creare, cioè parto con un array vuoto, faccio 100 cicli e ogni volta metto in questo array un elemento nuovo che è praticamente il valore che corrisponde all'elemento listItem con item. Poi non mi ricordo se supporta l'interpolazione o meno. Ci vogliono i backtick. Ci vuole che io ho mappato, tra l'altro, esatto. Item. Non mi ricordo se la sintassi è giusta, ma lo scopriremo. E ho il mio array. Il mio const list element diventa questo. Lasciamolo ordinato così vediamo anche i numeri. Con dentro l'item array. Ok.
Non lo so se ok, adesso andiamo a vedere. 04, non ha combinato un tubazzo, però in realtà l'errore sarà per un'altra item assignment undeclared variable, giusto? C'hai ragione. Anzi, const, perché tanto non lo cambiamo. Dollaro is not def, non è il dollaro, non mi ricordo. No, forse si usano i doppi apici, il dollaro va qui. Oh, ok. Boh, è partito, è andato. La mia memoria fa cagare. Qui vediamo. Vabbè, potevo evitare il numero. Facciamola non ordinata, dai, così. Unordered list, così diventa coi puntini. Ok, lo script funziona e arriva fino a 99. Poi qui ci potrei mettere. Guarda, proprio voglio essere sfizioso. Così, da andare da 1 a 100. Quindi. Una domanda idiota sugli errori. O sugli array, array o errori. Quindi, cioè, vedete che comunque funziona tranquillamente. La domanda è: ma se io uso JSX, come lo scrivo il codice? Se facessi la cosa in TypeScript mi darebbe più avvisi, quindi sono preso a runtime. Eh sì, sì, perché. Cioè, il concetto è che quando usi TypeScript usi il suo compilatore, però generalmente l'hai installato in un'applicazione che fa uso anche di Node e hai, come dire, hai anche un linter che gira. Quindi, mentre scrivi, ad esempio, questa roba, cioè, mi sarei trovato qui un bisciolina rossa, perché Visual Studio Code poi interagisce con l'inter, cioè, non necessariamente con TypeScript, ma con un'applicazione che abbia dentro un linter che funzioni. Che al momento qui non c'è perché sto proprio scrivendo HTML sciolto. Quindi un'applicazione che ha scaricato un tool, Visual Studio Code lo vede, lo utilizza e gli fa vedere il codice e questo linter gli dice: guarda che qui è scritto una porcheria, qui ci va un warning, Visual Studio Code esegue e ti mette tutte le bicioline. Quindi me ne sarei senz'altro accorto, me l'avrebbe segnalato. Quindi poi TypeScript è una cosa in più, cioè magari c'è anche c'è una configurazione, puoi configurare addirittura strict in modo che se ad esempio dichiaro questa variabile i, non ci scrivo che cos'è, ci metto che è un intero, non me l'accetterà mai. Quindi, però di qui me lo segnala come errore, se ho TypeScript installato, l'inter e tutto, mi dice che è ok. Come potrei creare questo elemento usando JSX? Banalmente mi riscrivo il codice col ciclo for e invece che fare la push di questa roba qui, cosa faccio? Faccio la push di questo. Cioè, nel momento in cui io inizio a scrivere con questa sintassi, diventa un equivalente di quella createElement. Questo ovviamente è il nome dell'elemento che viene passato. Gli attributi che specificherei qui, tipo lo stile, il nome oppure la classe, eccetera, li metto come attributi qui, che non l'ho ancora fatto. La scritta item la scrivo direttamente qui dentro perché è il figlio di item, però qui potrei creare ad esempio un paragrafo e sto già lavorando come prima, quando avevo la lista con gli elementi, e sto creando un elemento dentro l'altro. Item array for each. Sì, potevo fare. Guarda, poi puoi farlo come vuoi. Potresti dire: potresti crearti l'array di stringhe e poi fare un map e ottenere dall'array di stringhe un array di elementi. Cioè, potresti fare una cosa del genere. Ma finiamo prima questo. Qui scrivo item. Poi qui devo dire alla sintassi JSX che voglio il valore di i più 1 messo qui dentro. Uso l'interpolazione, ovvero uso le graffe per dire che quando inizio a scrivere roba che sembra HTML, sto passando nel, diciamo, non so se avete mai usato Razor su ASP.NET, ecco, il concetto è lo stesso, cioè io sto scrivendo HTML, cioè meglio XML in mezzo a JavaScript. Quando inizio a scriverlo sto cambiando contesto, quindi questa sintassi deve essere XML valida. Infatti non posso ad esempio scrivere una cosa così e non chiuderlo, deve essere chiuso per forza. Cioè,
cioè mi dice che non ha un closing tag, deve essere self closing o si deve chiudere, quindi deve essere valido. Quindi da questo contesto fino alla chiusura equivale un create element. Se dentro scrivo testo normale, è testo normale. Quando uso le graffe torno di nuovo alla modalità JavaScript, cioè lui sta dicendo, è come se io qui avessi scritto una string item più gli concatenassi il risultato di un'espressione, cioè i più 1, lui dice ti crea un elemento list item, ti scrivo dentro item, qui siccome mi hai usato le graffe ti valuto l'espressione che c'è qui, che farà 1, 2, 3, 4, 5, e poi te la converto in string e diventa parte del... adesso ci sono tutte e due, quindi probabilmente avremo 200 elementi, forse. I primi creati, esatto, vedi che dopo riparte. Però se elimino questa, mi rimane solo la seconda versione, che è uguale a 100, però generata con la sintassi JSX. Lo chiedo perché il for non lo uso mai. Sì, c'è chi è abituato a for each, no, ma va benissimo, anzi, probabilmente è meglio. No, dicevo che io potrei partire da un array vuoto e fare ad esempio potrei fare un label array, array di label, no? Faccio un bel ciclo fino a 100, dove nel mio label array faccio una push di, che ne so, la stringa di prima, come era, faccio una, qui la genero solo per avere un po' di elementi da poter utilizzare e basta, quindi i più 1 e ho le mie stringhe, ok? A un certo punto le stringhe, cosa posso fare? Posso dire label array map, chiamare map, sapete che il map cicla tutti gli elementi di un array e chiama una funzione dove passa l'elemento, la funzione restituisce qualcos'altro e crea un array di elementi diversi. Quindi qui in map potrei ad esempio usare la sintassi lambda oppure la sintassi classica, cioè quella function, questa è la sintassi tradizionale, ok, dove io scrivo, lui mi passa un elemento, che cos'è? L'elemento è la mia label, che probabilmente è anche una parola chiave, no? E io restituisco al posto della label un list item con dentro la label. Quindi cosa scriverò? Uso la sintassi JSX, cioè invece che scrivere create element uso JSX per scrivere meno, e qui dentro però voglio la label. Se scrivo label così mi scrive label, se voglio label metto le graffe per uscire da un attimo dal contesto e prendere questo testo. Quindi per ogni etichetta di testo che c'è qui dentro, la map chiama una funzione che restituisce un elemento con dentro l'etichetta, un elemento del virtual DOM. Esatto, no, ma l'ho usata proprio così perché potremmo rifattorizzarla e usare la sintassi lambda, che banalmente tira via il function e mette questa roba qui. Oppure ancora più ridotto, quando abbiamo una funzione, una lambda, dove il corpo è il return di un valore, possiamo mettere le graffe al return, possiamo mettere tutto e scrivere questa roba qui, no, questa mi serve, questa roba qui, cioè lui crea al volo una funzione che accetta un parametro che si chiama label, che fa la return di questa roba qui, ovvero un list item creato con la sintassi JSX con dentro l'etichetta, e poi il valore me lo devo tenere. Questo cos'è? Item array diventa praticamente come passare dalle label a un array di etichette di testo, a un array di elementi che contengono quel testo. Poi lo passo al mio list element, anche qui chiaramente cosa posso fare? Posso dire, invece che list element dichiararlo così, potrei dire il mio list element è una lista non ordinata che ha come figli, qui posso dichiarare letteralmente i figli, item 1, item 2. Se voglio utilizzare questo item array, come faccio a mettere qui dentro l'item array dicendogli che sono i figli? Qui crea l'elemento, qui lista non ordinata, qui andrei praticamente a indicare quello che è il terzo parametro del create element.
Siccome devo mettere un valore letterale, apro le graffe e ci scrivo item array. Ha scritto male, item array. Cioè uso questo come valore, che è un array, per dire questo array sono tutti figli di questo list element, che poi viene renderizzato. Qui sta aggiornando, vediamo se continua sempre a fare la solita lista di 100 item. Però stiamo esercitando, stiamo evitando queste create element, stiamo usando questa sintassi in svariati modi, in svariati contesti. Quindi qui è l'equivalente di fare un return di un elemento del DOM di React che rappresenta l'elemento, costruendo un array che diventano i figli di un elemento di React che è la lista, e poi gli dico create root render, e a quel punto fa il rendering. La cosa carina è che io potrei qui nel render dire fammi il rendering, cioè questa sintassi, io lì ho passato la variabile ma la posso scrivere anche direttamente qui e cancellarmi questo list element. La sintassi è valida anche qui, l'effetto è sempre lo stesso. Cioè, ciao Prince, ben arrivato. Anche Prince so che fa streaming, perché a volte, quindi faccio subito lo shout out. Fa streaming un po' troppo avanzato, io non ci capisco un... non sono l'assembly, non me lo ricordo più, ho trovato un listato assembly ma non per la comunicazione tramite porte seriali fatte alle superiori, l'avevo chiamato serial port killer, che porta era tra parentesi, quindi c'era serial killer, vabbè, il mio umorismo fa cagare, lo so che è. Anzi, me la chiamo da solo, così. Per me è una cagata pazzesca! Così me lo sono chiamato, però leggendolo è come, cioè, mi serve la stella di Rosetta, per me non mi servono tutte sigle sindacali, CGIL, GISLUI, cioè l'assembly non riesco più a dargli un significato, a capire quello che c'è scritto, a parte che è un listato lunghissimo, era anche stampato, però a suo tempo ne ero orgoglioso, perché a quell'età, cioè, dici, riesco a scendere così basso livello, chissà cosa farò da grande. Le live su Twitch, vabbè. A parte questa considerazione amara, no, quindi dovrei ripassarmelo, però stiamo a livello un po' più alto. Quindi qui, cioè, la cosa carina di questa sintassi, una volta che uno ci fa l'abitudine, diventa, insomma, abbastanza malleabile, e il concetto è un po' che si usa questa al posto delle chiamate, come dire, le funzioni. È vero, serve un transpiler, ma generalmente non si programma così nel browser, ma quando si fanno, come dire, si fanno applicazioni, si imbastisce, si installano dei tool e si crea un'applicazione molto più strutturata, molto più, diciamo, non così importante gli script, tra l'altro in cui l'ordine dipende, e quindi... avanzando qui, ci mancano un po' di cose. Ad esempio, volessimo attribuire, non so, un elemento, tra l'altro questo dovrebbe portare però un warning che forse non si è visto, però è strano che non me lo dia, di solito me lo scrive. Ad esempio, vogliamo attribuire una classe ai nostri elementi, per dirne una. Quindi questo poi lo tiro via perché la corrispondenza si è capita. Quindi c'è la costante, l'array di label, l'item array e tutto il resto, ok. Cos'è che stavo dicendo? Ah, ok, qui volendo attribuire ad esempio una classe a questo, alla lista, cosa dovremmo scrivere? Ad esempio possiamo scrivere class list item, una cosa del genere. Metti che abbiamo un foglio di stile o qualcosa da fare. In realtà questo a far formazione top, direi, nel senso a fare formazione, dovrebbe cazziarci, non ci cazzia,
perché questo è quello, è lo skip di produzione, quindi non è neanche adatto a fare, cioè se c'è un errore scopi in malo modo, non ci dà delle grandi indicazioni. In realtà questo non va bene, ma perché? Perché questo di nuovo è l'equivalente di scrivere create element li, che è l'elemento. Questo class è un attributo che è il secondo parametro della create element. Quindi noi avremo un oggetto dove usiamo una proprietà class che è impostata list item, e poi la label è il figlio, in questo caso diventa il figlio, che non dovendo scrivere label come testo usiamo le graffe in modo da dire che quello che scrivo qui dentro va esattamente lì. Questo non è ammesso perché questa è una parola chiave. In React la classe si indica scrivendo class name nella create element, quindi anche qui dobbiamo scrivere class name. Dobbiamo ricordarci che molte proprietà, ad esempio quelle che sono specificate con dei trattini eccetera in HTML, devono essere trasformate con la sintassi, la camel case direi, sì, perché l'iniziale è minuscola, anche perché questo, ripeto, non è HTML, è la sintassi scorciatoia per chiamare questa funzione che crea elementi non HTML ma di React, che poi in fase di rendering diventano elementi del DOM perché siamo dentro una pagina. Bisogna sempre tenere in mente questo, quindi questa è una scorciatoia per creare oggetti, non HTML. È finito il tuo pensiero dopo il programma fatto con Assembly, diciamo, la formazione mi viene meglio che il programma Assembly al momento, sicuro, però senza, non ci vuole tantissimo, però class name, quella la faccio anche abbastanza spesso, quindi sono già più allenato. L'Assembly ormai risale dei tempi a cui mi piacerebbe tornare, però anche fisicamente, ecco, non solo come era. Quindi possiamo indicare questi attributi, dobbiamo stare attenti, class name, possiamo anche indicare ad esempio gli elementi di stile, però ad esempio se vogliamo scrivere ad esempio style, mettere un po' di CSS in linea, e vogliamo scrivere una roba tipo vogliamo farli sottolineati, dovrebbe essere una cosa così, poi non so se funziona. Non gli piace molto perché lo stile non va definito, lo stile segue le regole del DOM, ovvero ogni elemento del DOM ha un attributo, una proprietà style che ha degli oggetti, delle proprietà tipo background color, quindi la proprietà CSS è scritta così tecnicamente nei CSS. Nel DOM c'è un oggetto style che ha una proprietà omonima con il camel case. Lo stesso standard va adottato per come dire, gli stili in linea degli elementi scritti con JSX di React. Quindi qui non dovremmo passare una stringa in questo modo, ma dovremmo passare un valore che è un oggetto. Quindi quando noi dobbiamo passare un valore non possiamo mettere virgolette perché è una stringa, ma dobbiamo mettere le graffe in modo da dirgli guarda che devi prendere il valore che ti passo dentro. Questo vale per oggetti, ad esempio quando noi passiamo un valore in questo modo stiamo mettendo in style un intero effettivamente, quindi basta usare background, aggiungere, sì, però mi serviva color perché così la proprietà è uguale, invece a me serviva, dovevo avere il composto per far vedere come si trasforma, quindi sì, cioè, so che c'è lo shorthand. Qui quindi dovremmo andare a passare un oggetto che ha n proprietà, quelle che vogliamo stilizzare, e relativi valori. Quindi dovendo passare un oggetto nelle graffe dobbiamo mettere altre due graffe per dire che è un oggetto. E poi scrivere ad esempio, prendo l'esempio di prima, text decoration come proprietà e come stringa il valore da attribuirgli. Quindi noi stiamo creando un oggetto che ha come proprietà la proprietà di stile con questo standard e il suo valore da impostare come style, e a questo punto vengono tutti sottolineati. Uno potrebbe dirmi, ma da leggere fa schifo. È vero, infatti io in certi casi, cioè cosa farei?
essendo che lo stile tra l'altro è lo stesso per tutti, quindi andiamo a creare inutilmente 100 oggetti tutti uguali con dentro lo stesso valore. Torna bene il mio caffè dalla tazza vuota. Potremmo fare anche, ricordate che potete sempre fare anche una cosa del genere, cioè dire const item style, che è un oggetto con questa chiave e questo valore. Poi se ce n'è più di una, allora vado a capo, quindi insomma me lo scrivo anche un po' come mi pare, quindi background color purple, che è bellissimo sicuramente. Da ad esempio il font size, se vogliamo indicare un'unità di misura stramba tipo 1.0, non è stramba ma punti, possiamo scriverlo esplicitamente. Se mettiamo direttamente un intero, non mi ricordo se diventano pixel o mi sembra che diventino o punti, ma mi sembra siano alla fine pixel. Mettiamo un valore, ecco, questo è il mio oggetto qui dove c'è style. Usiamo le graffe, non si vede perché c'è sempre il mio testone. Usiamo le graffe per dire che lì dentro ci va un valore. Come valore ci scriviamo la variabile item style, cioè passiamo l'oggetto come valore di style a una proprietà, questo style, che rappresenta l'elemento li. Quindi React nel leggere lo style tradurrà nel CSS questi attributi. Dobbiamo sempre pensare che qui gli assomiglia, ma non è né HTML né CSS, è sempre un modo veloce di creare una classe, e viene fuori sto schifo, non parole, che è un pugno in un occhio, però magari così almeno si legge il test. Ogni volta che li salvo c'è il Visual Studio Code, c'è il serverino che va a aggiornare la pagina e fa questo tipo di lavoro. Ah, tra l'altro, se lavorate in React, nel browser di sviluppo, quello che usate, se usate quello standard, potete scaricarvi un'estensione, More Tools, Extension for Developers, Developers, Developers. Cercate React Developer Tools, ok, e qui io ho Remove perché l'ho già installata. Andando a installare questa roba, quando richiamate i Developer Tools, la schedina, i famosi F12, che vi tira su questa roba dove c'è la console, network, potete disabilitare la cache eccetera, in fondo compaiono due schede in più, Components e Profiler, che vi danno un'idea di, adesso al momento sono vuote perché la mia applicazione non fa uso di componenti, oppure devo fare un refresh magari, ma no, perché ho fatto il rendering diretto di qualcosa. Potete fare gli alternati, esatto, è vero, potrei anche farlo in questo modo, vabbè, però dovrei complicare un po' il codice. Ma adesso poi questo lo tiro via, tanto va, basta, esatto, basta quello, cioè per fare un esempio, quindi che stavo di, ah no, sì, la parte del, cos'era qua, il developer tools vi dà una informazioni di più alto livello, perché ovviamente React traduce tutto e quindi quello che vedete è JavaScript puro, però serve una visione d'insieme sui componenti, perché chiaramente questo è un modo, cioè noi stiamo sviluppando con React a tutti gli effetti, questo è vero, però non è proprio così che si scrivono le applicazioni. E uno potrebbe dirmi, quindi com'è che le scrivi? In realtà senza, anche in un contesto poi normale, che vabbè questa sera non vediamo, magari ce lo vediamo la prossima volta iniziando a fare un progettino se vogliamo. Lo possiamo, come possiamo fare i componenti, perché ci sono i componenti, perché le applicazioni web ovviamente sono complesse, molte parti si possono utilizzare, quindi il concetto di visione reactiana delle applicazioni web è dire, prendo la mia pagina, pensate alla pagina di Facebook, e la rompo in tanti pezzi, la taglio col taglierino e dico ok, quello che vede l'app ha la barra del titolo, la barra del titolo ha il titolo, un menu, sotto ho, non so, parte centrale con tre colonne, qui ho il componente delle news, a destra ho il componente, non so, dei messaggi, il componente dei messaggi è un componente che rappresenta il messaggio, un componente,
cioè l'interfaccia viene tutta tagliata e suddivisa in sezioni, anche perché magari alcune parti tipo l'avatar potrebbe essere utilizzato, perché potrei vederlo con la mia foto che indica il mio profilo, di fianco un commento che indica che l'ho lasciato io, e magari c'è quello di un altro appena sotto, cioè gli elementi tendono al riuso e quindi è un bene incapsularli per poterli appunto riutilizzare. In React come si fa un componente? Ah, no, è una roba complicatissima, è una cosa che... no vabbè, a parte gli scherzi, cancello tutto, lascio sempre il transpiler e lascio il render. Supponiamo di avere questa app che fa da, come dire, da contenitore, e qui invece che l'item array io voglio ad esempio fare il mio componente applicazione. Il principio è sempre partire da una root, cioè dire qui ho il mio elemento del DOM dove andrò a renderizzare la mia applicazione, è fatta da un titolo e è fatta anche dall'applicazione stessa, quindi l'applicazione stessa contiene il titolo, o magari potrei dire contiene un header dove dentro c'è il titolo e i dati dell'utente o la visualizzazione. Poi c'è una parte principale fatta da una sidebar, un menu a sinistra, non so. Questo è un po' il modo con cui e poi non so, il riquadrino delle news, dove ogni news, delle news list, che ogni news è fatta da un item, dove ogni item è fatto da un title o news title o post title, magari post compaiono, questo lo si può utilizzare in tanti altri frangenti, post body che è il contenuto, post picture, dentro ci sono, non so, la comment list, tutti i commenti che sono stati fatti, dove dentro c'è un comment item che magari potrebbe apparire anche in altri, nella sidebar, c'è il feed, ecco, il posto del menu che contiene non so, i post degli utenti che hanno post title che va rappresentato uguale a questo, quindi uso lo stesso componente. Cioè inizio a spezzare l'applicazione in questo modo, cioè proviamo ad esempio a fare leader e il titolo. Come faccio un componente in React? Faccio una funzione, cioè la funzione praticamente, cioè se ho una funzione che restituisce elementi di React, quello è un componente. Perché? Vediamo, ad esempio facciamo la function, facciamo il componente del title. Un titolo da cosa è formato? È formato da, faccio io qui praticamente per fare il mio componente faccio una, ciao Fubit, grazie per il passaggio, la presenza, faccio una funzione, questo è il nome del mio componente UpTitle, non è l'elemento, perché l'elemento ne posso creare quanti ne voglio, se in una news list di news item potrei averne n, quindi cosa metto nella funzione? Metto un return di ciò che serve per rappresentarla. Ad esempio faccio un return di un titolo principale H1 HTML con dentro il titolo, un titolo, non so, qualcosa del genere. Quindi uso JSX, quindi non vado a scrivere React Create Element, però sapete che è l'equivalente, quindi restituisco un elemento H1 che deve essere aperto e chiuso con app title all'interno, titolo dell'applicazione. E qui ho fatto un componente. Come lo uso? Potrei fare il rendering. Potrei andare qui e scrivere app title. Anche qui devo rispettare la sintassi, perché JSX è sempre XML, quindi in XML ogni tag si chiude oppure è self-closing, cioè si scrive così, se non ha figli. In questo caso, quindi io cosa sto dicendo? Sto dicendo fammi il rendering di questo elemento qui, ma in realtà questo elemento, che il rendering di questo non è un elemento ma è una funzione, lui andrà a chiamare la funzione che restituirà un H1
e verrà visualizzato uptitle, cioè questo poi è quello che succede. Se vado qui e scrivo 05 vedo uptitle. Perché? Perché questo dichiarato in questo modo vuol dire che vado a creare un elemento di questo componente che è implementato come una funzione di cui ho detto come si fa il rendering. Se scrivo, se qui al posto di uptitle scrivo che al posto di uptitle deve farmi il rendering di un div che all'interno contiene un componente uptitle, che è scritto così, anzi mettiamone 3 e faccio Ctrl S, salvo, vado a vedere, ci sono 3 uptitle, cioè lui ha fatto l'element e ha messo come child 1, 2, 3 istanze di ciò che si ottiene come rappresentazione chiamando questa funzione che restituisce gli elementi che la compongono. Quindi ad esempio il mio app header oppure app user, i dati dell'utente, qui faccio return span, userò uno span che è un'etichetta di testo, sei collegato come, e poi pure il classico benvenuto virgola utente admin, adesso scrivo admin, poi dopo questo magari posso, ecco che qui diventa utile la sintassi JSX, perché questo lo voglio mettere in grassetto, qui avrei dovuto diventare di gomma, cioè perché avrei dovuto fare una create element dello span per creare l'elemento, e come figlio avrei dovuto mettere un array che conteneva questo testo, la create element di strong con questo testo e poi un altro testo per il punto, cioè diventava lunga da scrivere, qui viene in automatico, quindi lo fa lui in automatico. Quindi questo è il mio dato utente, questo è il mio titolo, è leader della mia applicazione, come sarà fatto? È fatto da, come scritto da sopra, titolo più utente. Magari ci metto, ad esempio, faccio una, cosa faccio? Faccio return section, oppure nav, oppure, anzi, facciamo header, che è quello adatto. Ecco, qui sperimentiamo la problematica poi di andare a capo. Se vado a capo, qui esce e qui non mi arriva mai, quindi qui posso usare la sintassi con le parentesi per scrivere le cose come vanno scritte, ovvero il mio app header è un elemento HTML header, diciamo un elemento React che poi diventa HTML ma è incidentale, che contiene al suo interno il titolo dell'applicazione, quindi app title, e contiene al suo interno app user. Quindi è un header con dentro app title e app user. Quando lui dovrà fare il rendering, andrà a vedere app title cosa gli restituisce. Quindi io il mio rendering lo posso fare chiamando le mie funzioni, che si rifanno poi all'HTML, che è il mio, sono i miei elementi di base, oppure usando gli elementi dell'HTML. Cioè, generalmente uso HTML e poi creo delle sovrastrutture. In questo caso qui andrò, ci manca un ultimo componente, che cos'è? Che è il mio app o app root, o diciamo che questa è la root. Nel mio app root al momento quello che vado a restituire è un div che contiene tutto, oppure potrei, perché dentro devo mettere app header, attenzione che anche qui non posso restituire una cosa del genere, cioè faccio return con le parentesi e mettere due elementi, se il mio header è formato da due elementi io non posso restituire due valori, o li metto in un array, perché qui è come se scrivessi return, chiamo una funzione mi dà un valore, chiamo una funzione mi dà l'altro valore, ma o creo un array, cioè metto delle quadre, virgola, e faccio un array composto da questo elemento più questo, oppure gli creo una gerarchia comune, ovvero creo un elemento header a cui passo come parametri questi come figli, e ho un interlocutore unico. Qui ad esempio il mio app sarà formato dall'app header, ma avrà anche altri componenti, quindi devo creare un div per contenere tutto. E poi ci butto dentro l'app header, perché al momento c'è questo.
E qui andrò a scrivere che per fare rendering della mia app, quello che dovrò renderizzare sarà app, banalmente, cioè gli do la radice e lui dirà: ah, ok, quindi faccio un div e faccio leader. Aspetta, ma leader come è fatto? Con un header HTML, poi c'è il titolo che in realtà è un H1, lo user è uno span, alla fine quello che ottenete è la pagina finale composta come alberello, fatta in questo modo. Se andate a esaminare quello che lui ha prodotto esattamente da dentro app, che è il nostro root dove ha fatto il rendering. Quindi abbiamo detto create root qui, quindi si parte da qui ad agire. Rendering di app, che cos'era? Era un div che conteneva il title, che è questo header. Leader aveva il titolo più la parte dell'utente. Vedete che ha ricostruito nel DOM la gerarchia che noi abbiamo espresso come elementi di React. L'unico difetto che c'è è che c'è un div con dentro un altro div, iniziano a crearsi. Spesso può capitare che il dover incapsulare più elementi in una radice comune vada a creare un po' troppi, come dire, un po' troppi div l'uno dentro l'altro, e l'albero si complica e gli aggiornamenti potrebbero diventare più lenti. C'è un elemento in React che fa un po' da non mi ricordo il nome tecnico, null component o qualcosa del genere, cioè potete scriverlo così, cioè praticamente è come un tag vuoto, cioè questo va a creare un elemento che fa da radice di questa gerarchia e che al momento contiene solo l'idea dell'applicazione, che però in HTML non vi va a produrre. Se andiamo a vedere, leader è diventato figlio direttamente del div con l'app, non ha creato un ulteriore div, cioè restituisce un elemento che però è trasparente, cioè fa da radice per gli elementi che ci sono all'interno, però questi verranno poi agganciati al genitore di questo elemento che rimane vuoto, che rimane trasparente e non a quell'elemento. Quindi si evita di andare ad appesantire l'applicazione con tutta una serie di div che servono solo per avere un punto di collezione di tutte le quello che ci sta all'interno alla fine. Quindi anche questo è, mi sembra null con null qualcosa, cerco React null conditional rendering null component, forse mi null component null null empty div, c'ha un nome comunque. Vabbè, qui restituire null. Sì, se volete ad esempio creare un nuovo componente, non sapete come farlo, volete predisporlo, tipo dobbiamo fare il menu function app menu. Questo è un componente, già può essere chiaramente le function per i componenti più semplici, quindi potete mettere all'interno, mentre aspettate di capire come farlo, un return null. Praticamente non viene, cioè se lo mettiamo qui è un componente valido, ma non ha nessuna raffigurazione, non va in errore, semplicemente non produce nulla, fa da segna posta. Ecco, abbiamo fatto una segna posta, e quindi giuro non saprei che cosa, non so quale delle tante cose, però ecco, qui si inizia a fare chiaramente qua stiamo scriptando, stiamo mettendo tutto in una pagina, in realtà tutta questa roba andrebbe in un file separato e quindi un progetto React vero e proprio sarebbe molto più ordinato e avrebbe un file per ognuno di questi componenti, quantomeno quella è la prassi, con un nome di file che ricordi il componente. Qui li ho messi tutti assieme, però si inizia già a capire come queste cose si possono andare a incastrare, incapsulare per iniziare a fattorizzare. E anche qui chiaramente non so, la function news item potrebbe tranquillamente essere qualcosa che restituisce quel null element, come il diavolo poi si chiama, lo andrò a vedere, perché che dentro ha un titolo di secondo livello col, ecco, questo è un po' il problema, qui c'è il titolo e poi magari c'è, non so, un paragrafo con il corpo della notizia. E poi la mia function news list
è un componente che cosa fa? Assembla magari con un ciclo for, con un map, una, fa un return, ok, di una lista, potrebbe essere anche una lista, quindi qui potremmo anche fare un list item, mettiamo, restituisce una lista che contiene le suddette, i suddetti list item. Ecco, qui si entra in una, in un'altra dinamica, cioè quella di dover voler passare. Comunque trovate empty tag, che è un fragment component, ok, empty tag, aveva un null tag, null element, non mi ricordo. Dicevo, ad esempio, il titolo impostato in questo modo come app title fa un po' schifo, sarebbe più bello poterlo personalizzare questo titolo. Avete nei componenti la possibilità di indicare delle proprietà, cioè qui dove c'è leader, andiamo sul leader, ok, app title, io potrei passare titolo React Demo, React App, non è uguale a quella che abbiamo già usato, no, c'era app title, ok, potrei passare delle proprietà così come passo attributi agli elementi che rappresentano elementi dell'HTML, perché quelli non sono attributi, sono effettivamente valori che diventano chiavi di un oggetto che poi, se sono elementi del DOM, del React DOM, tipo liste, paragrafi o HTML, vengono sì tradotti in attributi, però in questo caso questo valore che riguarda un mio componente viene passato al componente, ovvero il componente UpTitle riceve un oggetto, che è un oggetto che contiene la proprietà, che avrà una chiave o comunque una proprietà title con dentro questo valore. Come lo recupero? Anche questa è una roba complicatissima, è una cosa che guarda. Props, metto un parametro che si chiama props nella mia funzione. Nel momento in cui ho questo props, in quell'oggetto posso leggere i valori. Quindi qui al posto di UpTitle dovrei metterci props.title e vado a leggere quello che mi viene passato dall'esterno. Come lo metto? Ovviamente con le graffe, per dire che quello che scrivo qui, non voglio scrivere props.title dentro il testo, ma voglio scrivere quel valore, quindi lo vado a mettere tra graffe e lo metto dentro H1, perché questo è il testo che rappresenta figlio dell'elemento H1. E a quel punto qui vedo React App. Perché? Perché il testo che viene mostrato qui, preso dalle proprietà, è quello che viene passato come attributo usando questa sintassi. Questa sintassi, di nuovo, come sempre, è come scrivere create element, vabbè, l'ho scritto male, ma fa lo stesso, usando UpTitle invece che come stringa, usando la funzione e passando in un oggetto dove c'è una proprietà title che è valorizzata con React App. E poi gli eventuali figli, che in questo caso non ci sono, quindi metto questo, metto null. Questo qui è l'equivalente di questa roba qui. Questa roba qui viene tradotta in questo modo. Questo oggetto che passiamo con questi valori in JSX si valorizza come gli attributi XML o HTML, ma più meglio dire XML, perché il fatto che poi diventi, alcuni siano incidentalmente uguali elementi HTML e vengono trasformati come tali, è un non è un caso ovviamente, però è un di più, è un arrivare alla fine a usare degli elementi di base per poter vedere qualcosa, perché se virtualizziamo tutto non vediamo più niente, quindi la virtualizzazione la facciamo noi a seconda di come andiamo a tagliare l'applicazione e alla fine abbiamo degli elementi che possiamo utilizzare per vedere effettivamente qualcosa usando elementi di React che corrispondono appunto a oggetti fisicamente esistenti all'interno della pagina del DOM. Però ecco, questo compone un tree, che è il virtual DOM, compone un albero, che è un albero che React gestisce per i cavoli suoi. Quindi ovviamente anche qui nello user possiamo passare username, admin, e poi nell'app user benvenuto strong, e poi qui mettere props user name, perché mettiamo props. Da qui si evince anche perché questo framework
è anche altamente testabile, perché se voglio testare che un componente faccia quello che deve fare, gli passo i valori e vado a esaminare qual è, come dire, quali sono le caratteristiche dell'elemento che mi viene restituito. Se l'elemento è composto come mi aspetto in base ai valori che ho passato, questo componente, pur essendo parte non della logica ma di una parte di un'interfaccia visuale, lo posso testare, quindi lo posso esaminare. Non vado a testare che venga rappresentato correttamente, perché quello lo faranno i test della libreria React. Cioè, se mi aspetto che restituisco qui un H1, io per testare questa funzione mi aspetto un elemento di tipo H1 che ha come figlio un elemento testo col titolo che io ho passato come parametro. Se ce l'ho, so che React lo scriverà correttamente, quindi posso anche testare parte dell'interfaccia. La news list, come potrei ottenerla? Potrei dire che qui, prima di fare, potrei passare come props una lista di news, quindi dire che il mio valore di ritorno è una lista non ordinata che contiene che cosa? props.news, che sono le notizie che vado a passare, .map, qui ci vuole un array degli elementi, e andrò a dirgli che map vuol dire che devo fare una lambda dove ogni elemento che è la mia news, o chiamiamolo item, news item, è rappresentato da un componente news item, ok, a cui passo come attributo item, che è il nome della proprietà, e l'item come valore, chiamiamolo n così non ci confondiamo. Quindi queste sono le mie notizie. La map prende l'array delle notizie e, usando una funzione, restituisce per ogni notizia che sta in n un componente news item, quindi un componente che, per come lo leggo qui, è il componente che farà vedere la news, e al componente gli dirò che il suo elemento, l'item, la news che deve visualizzare, è il valore n. Se lo scrivo così non è valido, se scrivo così passo una stringa con scritto dentro n. Se voglio passare il valore devo usare sempre le graffe per dirgli che esco da JSX e quello che scrivo è un'espressione JavaScript da valutare, da passare. Quindi vuol dire che il news item accetterà delle property, props, e avrà una props che si chiama item, che conterrà il titolo e il corpo, quindi restituirà un elemento di una lista che ha come H2 un titolo. Nel titolo cosa scrivo? Scrivo props item, che è la mia news, title, che magari è il titolo della notizia. Come corpo scriverò props item body, che è il corpo della notizia. Voglio vedere qualcosa, qui vado a dire, vado a creare un'istanza, vado a dire che la mia app è leader, il menu, e poi c'è anche la news list, però devo passargli le news. Gli scriverò news uguale, qui gli passerò il mio array di notizie, scriverlo qui in linea ovviamente è un po', è abbastanza orrido. Quello che andrò a fare, o in questa funzione o passandolo all'app in qualche modo, o magari qui vado a scrivere, adesso la faccio così, news list, anzi facciamo, mettiamolo da un'altra parte ancora, la metto qui all'inizio, mi faccio un contenitore di dati giusto per const data uguale, faccio un oggetto banalissimo, niente di che, con dentro le news sono un array formato da tanti oggetti che hanno come title notizia A e body testo della notizia A, tanto poi conta il principio, no? Poi potrei anche ovviamente scaricare questi dati da un server, scaricarli in maniera fissa, quindi vado qui e gli dico che le mie news sono data.news, quindi istanzo il componente, passo le notizie, lui mappa le notizie, fa una lista e mappa le notizie a un elemento news item, che a sua volta prende la notizia singola e te ne impacchetti in un elemento dove mette giù titolo. Se andiamo a vedere qui,
Vabbè, ce le abbiamo già mostrate, quindi Anna, grazie mille, complimenti, grazie mille, grazie per essere passato, buona ninna. E qui vedo le notizie, quindi se vado a fare un inspect vedo l'HTML generato, quindi quando guardo l'HTML di React non so nulla, non mi dice nulla, vedo solo che ho leader, adesso lo tiro un po' più su, vedo che ho il mio app title che è leader, poi qui dentro c'è la parte dell'utente, poi c'è UL che è la mia news list, questa è la prima notizia, questa è la seconda, questo è il suo titolo, è il body, suo titolo è body, quindi è qui, vedo il backup costruito. Nelle famose schedine components, ad esempio, dovrei vedere, da un refresh, ecco che vedo qualcosa di più. Vedo già, prima non vedevo niente, adesso che ho iniziato a usare i componenti, vedo l'app formato dall'app header, dal titolo, dallo user, dal menu. Poi c'è una lista con dentro due news item, perché ho due notizie. Se metto la terza ne avrò tre. Se modifico, se faccio sapere a React che le notizie sono cambiate, mi aspetto che lui utilizzi quei dati per riprodurre il Virtual DOM aggiornato e confrontandolo col precedente vada a inserire la notizia nuova. Perché ancora non ha, React non ha reagito, non abbiamo ancora modificato dinamicamente la pagina, però la stiamo costruendo con gli stessi elementi che usiamo poi. Il processo di aggiornamento della pagina significa semplicemente rifare un rendering con i dati aggiornati e informando React che lo deve fare, non, cioè in maniera ovviamente, cioè con una via appropriata, cioè non diciamo aggiornati, diciamo a React c'è questo cambiamento, React dice allora riproduco tutto, rifaccio un render, ho un nuovo albero, lo confronto col precedente e in base alle modifiche dico ok, le cambiamenti che devo fare alla pagina sono questi qua e abbiamo una nuova versione della pagina. Cioè alla fine gli aggiornamenti si tratta solo di scatenare React a fronte di quello che può succedere, un click o un cambiamento dei dati, affinché lui si ricostruisca l'albero della pagina. Uno dice ridisegna la pagina, no, perché confronta l'albero e vede quali sono le cose che sono cambiate. Tutto ciò che non è cambiato non viene assolutamente toccato, per questioni di performance più che altro. E quindi se lui si accorge che rispetto all'albero prima c'è un news item in più, cosa fa? Va lì nella lista, crea l'elemento, mette il testo e non tocca nient'altro. È vero, ricostruiamo un virtual DOM, ma ricostruiamo una gerarchia di oggetti che è molto veloce da produrre e rispetto ovviamente a lavorare e all'ispezionare invece il DOM reale, dove usiamo delle funzioni. Quando facciamo quel getElementById, diamo una chiave, il browser cerca con quella chiave l'elemento, ti va a dare un oggetto, cioè ha un peso molto più alto. Qua vediamo tra l'altro anche i dati che sono stati passati, cioè selezionando un news item vediamo props, vediamo che è la proprietà item e vediamo gli oggetti e poi c'è scritto rendered by, la libreria che ha fatto il rendering, cioè che ha creato la lista dentro alla nostra pagina. Quindi sono, diciamo, operazioni molto elementari, però alla fine poi React è questo più il fatto di sentire i cambiamenti o informarlo dei cambiamenti in modo che lui vada a capire cosa è cambiato e aggiorni la pagina. Per il resto adesso ci sono ovviamente delle complessità molto molto maggiori. Componente running in strict mode, ok, c'è una modalità strict di React che andrebbe abilitata in questo modo, è vero, però cioè adesso chiaramente siamo in stiamo insomma vedendo un po' come è il giro del fumo, guardando quelle cose che una volta che uno ha capito adesso non dovrebbe più arrabbiarsi, magari non funziona più niente perché smette di lamentarsi. Ma questo è un componente fittizio che attiva una modalità strict, ci sono alcune cose che non si possono più fare se mettiamo questo da errore in certi contesti, tipo migrando roba vecchia o, quindi qui c'era un warning che ci diceva è meglio che lo imposti così, e quindi
Però ecco, questo è comodo perché cliccando sul componente ci fa vedere nella pagina, tipo vado su App User ed è che lui evidenzia, se mi metto col mouse qui evidenzia questa parte, mi dice quanto è larga, insomma questi componentini fanno un po' di roba. Profile not supported perché vuole la versione, ok, il profile per funzionare vuole la versione di debug. Ma quella di debug ce la possiamo abilitare se creiamo le applicazioni con Node. Cioè questo approccio, il codice che mi ho scritto è perfettamente valido, però ecco, normalmente non si lavora in uno script ma in moduli e si fanno le applicazioni in un altro modo, però la sintassi poi è questa. Chiaramente le funzioni, queste sono funzioni pure, cioè valgono per quei componenti che, avendo eventualmente o no delle proprietà, non cambiano mai il loro stato. Cioè queste news item, se le voglio rigenerare devo riscrivere, richiamare la funzione, ma qui dentro non c'è un pulsante a cui agganciare un click che vada a variare qualcosa che scateni un aggiornamento di questo news item. Quindi in quello scenario ovviamente la funzione non è più sufficiente, ma occorre creare in quel caso una classe o comunque una struttura per poter allocare dei metodi di gestione degli eventi, per poter allocare e creare dei dati, per poter creare dei componenti che sono un po' più avanzati, ecco, cioè quello. Però a livello di base, se io informassi, ad esempio, se io qui facessi in modo di creare una funzione che a questo elenco di news, come dire, aggiungesse un elemento e dicesse React fai il rendering, cioè lui funziona, cioè lui fa esattamente quello, non, se io gli dicessi ad esempio qui facessi una funzione start, chiamiamola, no, che fa questa roba qui, ok, e io facessi una function anzi niente function, metto qui fuori dal div, quindi fuori dalla giurisdizione di React, ci metto un button refresh e a un click gli scrivo, come che l'ho chiamata, che non è start o update o render, tanto questa è una funzione poi mia, quindi render. Adesso la butto lì, però non è detto che, infatti si incazza. No, non è che si incazza, devo però chiamare anche render la prima volta perché sennò non vedo niente. Ok, volevo fare una prova, devo aggiungere un elemento, add news, facciamo add news, ok, function ce la posso fare, add news, potete farla così con la sintassi lambda, potete farla data.news push e poi gli metto dentro un altro oggetto con title notizia al volo Eveline testo della notizia volante chiamate Eveline e poi qui faccio render. Questo ovviamente non dovrei fare in un'applicazione. Ok, provo, ci riprovo. Notizie al volo. Ok, questo ovviamente ho fatto un refresh, ho rifatto il rendering di tutto, quindi però quello che vorrei provare a vedere è fare un inspect. Allora, faccio un attimo un refresh della pagina, espando qui, non so se si vede, perché mi si chiude, e poi in realtà forse è il create root che non andrebbe rifatto, dovrei fare così, forse non funziona lo stesso, però app root, create DOM, create root. Ok, qui faccio app root render, solo il rendering, non devo rifare questa cosa perché
potrebbe essere quello che mi... Allora, do un refresh, vado in inspect. Poi dipende anche dal browser, perché... Ecco, ha fatto quello che volevo che facesse, cioè... Allora, ho tirato fuori create root, perché sennò mi ricrea l'applicazione. Lui ha creato un'applicazione. Con render prende un albero e lo disegna. Ok. Io cosa ho fatto? Ho fatto una funzione che aggiunge una nuova notizia e chiama il render. Il render cosa fa? Torna nella root che ho già creato, quindi nella stessa applicazione, e gli dice: fai il rendering di questa roba qui. Cioè, questo render vuol dire, questo è un albero, è un virtual DOM, devi renderizzarlo nella pagina. E ripetendolo vuol dire adesso devi fare questo, adesso devi fare questo. Se fate caso, prima si chiudeva tutto e ricostruiva tutto perché andavo a rifare il create root. Se riesco a farvelo vedere, se si vede live, io se carico la pagina vedo, adesso mi ha chiuso tutto, vedo i due list item delle due notizie, li vedo qui. Quando clicco il pulsante vedete brillare un terzo elemento. Brilla perché viene, è stato aggiunto alla pagina e il resto non è stato toccato. Cioè, gli ho chiesto il render di un albero per lo stesso root. Lui aveva già fatto un render prima, quindi cosa ha fatto? Non ha, ha preso la versione di prima dell'albero precedente, ha preso la nuova e ha scoperto che la differenza tra i due è un nuovo elemento con dentro i dati della notizia. E a questo punto cosa ha fatto? La pagina non l'ha toccata, se non nella lista andare a aggiungere l'elemento che mancava col suo testo. Cioè, questo è il concetto. Io riscrivo un albero e poi cambio solo quello che serve. Questo è il diciamo, il rendere automatico questo automatismo senza che debba fare io il refresh. È un po' il passaggio che manca, che è l'introduzione dello stato, cioè dire: guarda che alcune variabili che tu vai a mettere nella pagina che stai guardando, se cambiano vuol dire che tu devi ricostruire l'albero. Una volta indicato quello, noi possiamo alterare le nostre informazioni e lui ci aggiorna la pagina in automatico. Cioè riscrive il virtual DOM e poi cambia solo quello che serve. Se io avessi tolto una notizia e ne avessi aggiunto un'altra con un testo diverso, non avremmo visto sparire un elemento e aggiungere un altro, avremmo visto rimanere gli elementi, avremmo visto brillare il testo all'interno, perché formalmente noi togliamo un elemento e ne aggiungiamo un altro, ma la differenza tra i due alberi qual è? Tre elementi prima, tre elementi dopo, solo che nella seconda versione la notizia ha un testo diverso e allora cambio il testo. Cioè, rispetto al togliere un elemento, rimetterlo con un testo diverso, cambiare solo il testo, vuol dire risparmiare una quantità di tempo immane, e questa è l'origine, diciamo, della sua velocità. Quindi questo è un po' il motivo per cui è veloce, è il motivo per cui anche nel fare le applicazioni non abbiamo bisogno di propagare troppi eventi, cioè di dire quando clicco in una notizia l'elimina, vado a indicare alla lista che una lista è stata eliminata. Io metto i miei dati da parte, faccio entrare dentro un messaggio che è il risultato dell'azione che l'utente fa, lo storage, cioè quella cosa che gestisce i dati, capisce come deve alterarli, cambia i dati, reaction accorge, rifà l'albero, hai cambiato questo, va lì, tira la martellata e la pagina si è aggiornata. Quindi è questo ogni volta che succede qualcosa. Comunque vabbè, lì adesso poi entreremo nel dettaglio, magari facendo poi l'applicazione. La prossima volta non partiremo da zero, ma partiremo da uno. La chiamerò così: React, esploriamo React partendo da uno, perché se no era zero. Poi dopo, vabbè, se quando la condivido su LinkedIn mi dice: ma sei scemo? E gli dico: sì, è esattamente questo. Tra l'altro, se io continuo, siccome ho fatto un push, anche se il test è lo stesso, mi aspetto che lui continui a aggiungere notizie, esatto, all'infinito. Ogni volta aggiunge notizia, il test è lo stesso, ma l'elemento è nuovo. Cioè, vedete che ogni volta brilla sempre solo l'ultimo elemento, perché di fatto sta solo aggiungendo un elemento alla lista. L'albero l'ha rifatto tutto, però alla fine quella è l'unica operazione che fa. E qui è un po' una volta compreso questo, il resto è... c'è un di più, cioè ce n'è di roba, però come dire, questo è proprio il suo principio di funzionamento. Ecco, questo è il
il succo, poi vabbè, c'è lo street mode, i context, i refs, cioè dopo ovviamente a seconda di come le cose vanno fatte, cioè, ci sono 20.000 scamotage per farle anche in maniera più complicata, ma non mi ci addentrerei troppo perché vabbè, adesso è mezzanotte, quindi direi che vi ho tediato già abbastanza. Magari mi risposto qui, così do una, vi saluto. E no dai, speriamo almeno questo ripasso che mi sono fatto che sia in un certo senso utile. Vedevo letteralmente la base di cosa viene dopo. Esatto, cioè dopo il resto è tooling, cioè è semplificare questo principio, perché chiaramente non devo essere io a dirgli quando deve rigenerare le cose, non devo essere io a scrivere render, però se anche lo facessi funzionerebbe già, perché vedi che lui al secondo render dice aspetta, un'app ce l'ho già, qualcosa ho già messo nella pagina, che vuoi adesso? Ok, vado a darti la martellata e ti rappresento quello che vuoi. Infatti bisogna stare attenti a non cambiare la pagina usando direttamente il DOM, perché altrimenti sono casini, in quanto se la pagina è diversa dalla sua rappresentazione interna, lui fa i calcoli e può venirci fuori un po' di casino, ma non ha più senso dopo utilizzare il DOM, non bisogna usare il DOM, cioè le funzioni proprio di JavaScript per cambiare la pagina, altrimenti ci viene una commistione che non si sa cosa possa poi capitare, cioè i risultati possono essere imprevedibili perché magari lui aggiunge un elemento, c'è già, quindi si raddoppia, oppure ancora peggio fa, toglie roba che eventualmente non dovrebbe togliere. Quindi detto questo, no, mi fa piacere, leggevo prima in chat come quando abbiamo iniziato a vedere Python, esatto, però il problema è che su React io ho fatto dei, ho visto qualche corso e dicono ok, create React app, ecco qui ci sono questi file, c'è la libreria, il componente, lo fai così, sì, ma è un po' come quando ti spiegano, non lo so, la macchina, se sai anche il motore, cioè alcune cose, diciamo, dove non ci si arriva, ci si può arrivare, quindi è quel passo in più che secondo me aiuta dopo a capire il resto. Quando sono sulla struttura e vedi una cosa, dici ah, ma è sempre quella cosa lì, cioè capisco, cioè partire da così forse è un po' frustrante, perché uno, vabbè, qui collegati siete tutti sviluppatori, immagino, quindi c'è già la forma mente, però chiaramente farlo vedere a qualcuno dice ok, ma io devo fare una fatica così per mettere tre elementi in una lista, no, è chiaro che dopo si importano gli stili, diventano pulsanti, diventano righe di una tabella, diventano, cioè dopo ci costruisci l'applicazione, è chiaro che più framework integri, però funzionerà uguale, semplicemente andrà a fare una cosa che ha più senso rispetto a questa che ha, come dire, solo scopo di mostrare il prodotto, come si dice. Quindi cioè, se uno ha pazienza ed è curioso, di solito è più contento di questo approccio. Se invece uno vuole vedere l'applicazione in funzione, è chiaro che deve prendere il suo tool, inizia a creare. Però quando usi quel tool ti trovi già in mezzo il transpiler, trovi già i moduli, trovi delle cose che hanno a che fare con React e che hanno a che fare con JavaScript. Non capisci chi dei due, cioè vedi, diciamo, lo sviluppo React come tutto quell'insieme, come una cosa sola, invece la libreria fa le sue cose, la sintassi ne fa altre, se usi un altro linguaggio hai altri vantaggi, e quindi capisci come combinare, perché distingui esattamente cosa fa parte di cosa. E quindi poi vabbè, mio parere, poi come dire, spassionato. E quindi detto questo, no, questa sera basta, la prossima volta vedo se magari proseguire questo argomento, ma visto che sembrava che interessasse, quindi visto la prima volta che sto capendo React, ma perché io cerco un po' di immedesimarmi, tipo uno che non lo conosce, e se uno lo vuole conoscere fagli capire com'è, cioè, perché poi quando uno vede dei demo, vede l'applicazione, dice ok, però io se dovessi mettermi lì, e invece con questa cosa praticamente sei già, diciamo, non dico che sai già metà quello che dovresti sapere, ma ciao Vision, ma hai scritto anche prima? No, forse non ho visto bene bene
Dici bene bene, perché stai leggendo che stiamo facendo JavaScript invece che Delphi, diciamo. Dai, ogni tanto bisogna poi un po' cambiare. Faremo il server per l'applicazione React in Delphi, che tanto un server REST lo puoi fare con il framework che vuoi. E quindi, tra l'altro, mi sono dimenticato di, non mi ricordo se la settimana scorsa mi sono vantato del fatto che, beh, me lo faccio adesso perché mi devo vantare, che il famoso middleware client Prometheus, per chi usa Prometheus.io, se andate a scaricare, dov'è qua, client libraries, c'è una nuova libreria client per Delphi, che è quella che ha fatto il sottoscritto, yeah, cioè, quindi sono ufficialmente sul sito di Prometheus. No, stasera non scrivo, ce l'ho in coda per studiarlo dopo Rust, quindi il maledetto Rust. Ho visto una presentazione dove era l'unico sopravvissuto con una serie di requisiti, dove sarebbe rimasto anche Delphi, e quindi dopo l'ho scritto su Twitter, l'ho fatto vedere l'altra volta, quindi non so se hai visto la live precedente, che c'era stata una giornata dedicata all'open source. Quindi no, diciamo che qui ci mancano un paio di metriche, però sono riuscito ad aggiungere anche il middleware per Delphi MVC, che è un altro framework usato per fare applicazioni lato server. Quindi c'è ORS, Ugaval, Delphi MVC Framework. Magari su Delphi MVC, se hanno una lista di... No, ok, questo è il mio middleware, che è comodo per esportare le metriche. Qui non so se hanno una lista di middlewares. Qui invece l'hanno messo su ORS, hanno messo nell'elenco dei middleware, qui in fondo c'è ORS Prometheus, sono anche contributor, quindi questo mi ero scordato di cambiarlo, ma grazie Fan Spinning Kids, ben arrivato. E quindi diciamo che mi fa piacere. Ci sono un paio di metriche fondamentali da implementare, che sono appunto il summary e l'histogram, con l'aiuto del sole e anche dell'esempio che mi ha girato Muzio. Prima o poi ce la farò, e quindi mi rompo che devo tenere dei valori salvati. Se diventano tanti potrebbe essere un problema, ma perché sì, cioè, lo stavo analizzando, e però non c'è scappatoia, quindi mi posso vantare di essere, no, mi fa piacere, perché quantomeno Delphi compare anche in un contesto dove... Poi avevo raccontato l'aneddoto che appunto avevo un socio che aveva bisogno di usare Prometheus, non sapeva nulla, è arrivato qui, ha visto Delphi, ha cliccato, ha visto il mio nome, fa: ma hai fatto tu il client? Quindi noi siamo due soci che non sanno rispettivamente quello a cui stanno lavorando. È un po' vergognoso, però vabbè, succede. Non ho informato, quindi è un po' questa pandemia, anche se è passata, c'è un po' diviso adesso. Detto questo, torno a fare più saluti, non so se c'è qualcuno da raidare. Di solito è Vision che mi... Beh, c'è un building decorator, però non so se sta programmando o sta facendo un disegno tecnico, quindi non è proprio un... Effettivamente la categoria è giusta, c'è Fubit che si è messo il Commodore 64 a realizzare il nuovo gioco del Dungeon, e quindi fate andare su Fubit, che ci sta, che cioè, se programma non posso non fargli un ride. Non so neanche in quanti siamo, perché non ho controllato, però vabbè, c'è un po' di gente. Niente, dai, molto probabilmente la prossima settimana continueremo questo percorso, perché mi sembra che poi magari possa interessare a più persone, e quindi lo zio Junker, sì, gliel'ho fatto ogni tanto, ma sta giocando. Cerco di rimanere in topic, e a volte anche fare un po' di sviluppatori magari nuovi che hanno pochi utenti collegati, così magari loro hanno un utente, io gliene porto due, totale fan 3. E quindi
Però gliel'ho fatto spesso a Juncker. Io Juncker l'ho riconosciuto perché una volta, vedendo appunto una live sulla programmazione, ero stato il ride, è andato su Juncker, c'era la Luigia, ho detto cioè, è molto simpatico, quindi, e un po' di volte il ride gliel'ho fatto proprio perché secondo me sono veramente speciali, sono particolari, sono gli unici canali a cui sono abbonato, quindi nonostante fanno gaming, quello è vabbè, è Toca, ma al Toca non so neanche, non faccio ride, ma mi spieghi una cosa, dica. Allora, intanto vado a preparare il raidone, così andiamo prima che tutti vadano a letto e poi dopo ci aggiorniamo. Intanto mi bevo il tè. E poi potrei anche, visto che il nostro progetto è andato bene, potrei lanciare... Finito, basta, chiuso, vai! Senta, mi hanno consigliato di farne anche qualcuna nudo, magari figura intera. Nudo te! Ma sei per schifo anche vestito, vai! Là, questo è tratto da... sono fotogenico il... perché 0 più 1 più 0 più 2 fa 0... 3, 3. Qui è l'errore della CPU che... è l'errore della CPU che si fa sentire. Il problema è quando ne sommi tanti e tiri fuori un risultato e lo vuoi arrotondare, viene diverso. Quindi con le valute, con i soldi, mai usare le virgole in questo modo. Esatto. Esattamente. Poi sei già fortunato che scrive quello. Di solito scrive invece che 030, 02999999. E quindi bene, grazie a tutti quelli che sono passati, andati, tornati e rimasti. Io stavo per scrivere / react invece che ride. Vabbè, facciamo il raidino al mitico Fubit che sta programmando in Pascal, quindi mi ha praticamente rubato il mestiere. Ringrazio di nuovo e ci vediamo la prossima settimana, direi sempre mercoledì, se ci sono le vacanze. Ah, giusto, buona Pasqua, quindi saluti anche i bot, compila quindi bot, che è il mitico. Buona Pasqua a tutti, buon lunedì, buona Pasquona anche chi la fa, perché un mio collega mi ha detto che c'è chi il martedì fa anche Pasquona, cioè è il giorno non festivo che ti prendi per riprendere il controllo dopo i bagordi del lunedì e una cosa del genere, quindi fantastico. Quindi per chi lo fa, invece io martedì sono già di corvée, come si dice, per cui ok, rimanete per il ride e buonanotte a tutti, alla prossima, ciao a tutti quanti, ciao, buonanotte.